Sì, allora intanto credo che abbiamo risolto tutto quanto, vedete una bella mappa sulla schermata. E, niente, la cosa che volevo prendere qualche secondo, perché siccome comunque siamo nella prima giornata di questo laboratorio, forse il passaggio che ho saltato è quello di parlarvene, come dire, fino all'ultimo, nel senso che poi noi chiuderemo con un workshop finale di 2 giorni a Putignano, diciamo anche abbastanza intensivo, e non sarà solamente un momento di chiusura rispetto agli aspetti, diciamo, teorici del laboratorio, ma sarà un vero e proprio momento di realizzazione pratica. E per cui, come dire, c'è obiettivamente uno stacco fra tutto quello che è il percorso, diciamo, teorico che faremo fino a quel momento e poi questo momento pratico in cui raccoglieremo quello che abbiamo appreso, diciamo, lungo il percorso e poi lo metteremo in pratica. Rispetto a questo, in qualche modo abbiamo lasciato anche un po' di suspense, su cosa verterà questo laboratorio. Invece adesso credo sia il caso di dirlo, così come è il caso anche di insomma, citare la presenza di Rino Carluccio, che sarà... che è lui, e che sarà il tutor di questo workshop e che in qualche modo, insomma, ove potrà, insomma, seguirà con noi tutto il laboratorio, in modo da avere anche, insomma, tracce e cognizioni di quello che sono stati i lavori ed essere in grado poi, diciamo, con più puntualità, insomma, di trasferirli e di, insomma, agevolarci appunto in questo trasferimento nel workshop finale che faremo a Putignano. E questo workshop verterà su un'idea, diciamo, che ci è venuta legata a alcuni aspetti di fruizione del carnevale di Putignano. Il legame non è tanto con la mappa in sé, eppure quello c'è, ma è con, come dire, tutto l'arcipelago, diciamo, di significati e di, insomma, di opportunità, comunque di questioni legate alla mappa. Allargo un po' il discorso perché magari c'è, cioè, qualcuno di Putignano, comunque qualche pugliese che c'è stato, lo conosce, però anche per chi invece lo conosce di meno, il carnevale di Putignano, diciamo, ha la sua attività principale in una sfilata di carri allegorici che avanza lungo un percorso urbano sostanzialmente circondato da ambo i lati da edifici residenziali, quindi da palazzi e quindi da balconi, quindi da terrazzi. C'è una questione legata alla fruizione perché, diciamo, oltre che la faccenda ingresso libero, ingresso pagamento, ingresso libero con pagamento obbligatorio del parcheggio e questo legato proprio alla fruizione per strada, che ha posto tutta una serie di questioni, c'è anche l'altra questione del pagamento in condizioni, diciamo, cioè, seduti in tribuna, eccetera. Gli spazi sono sempre stati problematici da individuare, a maggior ragione adesso che gli unici possibili coincidono con una piazza che verrà o potrebbe, insomma, venire riqualificata e quindi annullare anche quest'ultima possibilità di insediamento di queste tribune. Questo insediamento di per sé comunque ha una serie di costi che a volte persino supera, diciamo, gli incassi che ne derivano. Sono comunque situazioni, diciamo, molto aperte agli agenti atmosferici, nemmeno comodissime e che hanno un costo anche significativo che spesso non ha nemmeno troppo senso che esista, che magari vengono vendute giusto a chi viene in pullman da chissà dove e recupera il pacchetto completo. Quindi, diciamo, questo è il contesto della premessa. Torniamo all'idea che, come dire, questo carnevale è sostanzialmente uno spettacolo a scala urbana ed è, come dire, su questa scala urbana che volevamo ragionare, interagendo e integrandola con aspetti invece di alto livello, quindi culturali ma anche sociali. Sostanzialmente l'idea è che è come se noi questo percorso che dicevo prima di fatto è una sorta di, diciamo, teatro diffuso, teatro urbano e i posti sono i balconi e i terrazzi. Quindi come se poi ogni condominio, piuttosto che ogni isolato, fosse una sorta di ordine di posti, come nei teatri, diciamo, ottocenteschi. E quindi noi in qualche modo potremmo occuparci innanzitutto di come dire, concludere l'immaginazione in maniera puntuale, diciamo, di questa articolazione, di questa ipotesi, diciamo, di progetto, di utilizzo. Dopodiché, in qualche modo, farne derivare anche una mappa che ne consenta la fruizione
intuitivamente più semplice. Tra l'altro, diciamo, oltre a Rino, che sarà da tutor, il docente in qualche modo che ospiteremo, diciamo, e che ci accompagnerà in queste due giornate è Nicola Morelli, che è un putinese d'origine che poi adesso insegna all'Università di Aalborg in Danimarca, insegna service design, design dei servizi, ovvero diciamo tutto quello che è necessario dalla A alla Z, come immaginate un'automobile, quindi dal tessuto del sedile fino alla cilindrata del motore, passando per la aerodinamicità della carrozzeria, passando anche per la qualità dello spot televisivo. Tutto questo deve essere complessivamente ben articolato, funzionante ed efficace. Lui è un architetto di formazione e si occupa, come dire, di curare, insomma, il design, diciamo, di un servizio pubblico. In questo caso, esattamente. E in questo caso, diciamo, il servizio pubblico sarebbe, diciamo, la fruizione di questo grande spettacolo popolare, con l'idea che possono essere messi insieme gli aspetti anche, come dire, di visibilità, di riscontro economico, sia per la manifestazione, sia anche per tutti coloro che potrebbero essere centinaia, no, sono centinaia, che potrebbero mettere a disposizione, diciamo, un posto sul balcone, un posto sul terrazzo. Il fruitore che ha un'esperienza, diciamo, straordinariamente più coinvolgente che non la 3 ore su un seggiolino freddo e bagnato, ad un costo che magari potrà essere persino inferiore. Quindi sembrava un'idea, diciamo, piuttosto interessante, però andrebbe, cioè è interessante che poi possa venire osservata da sguardi diversi, competenze diverse, professionali diverse, che ne curino, diciamo, tutti gli aspetti, perché magari è un'idea che può risultare alla fine, come dire, molto semplice, anche molto efficace, ma che diventa tale, come dire, l'automobile, tornando all'esempio di prima, è un oggetto che per noi rappresenta, diciamo, quasi una delle vette di banalità rispetto alla nostra esperienza di quotidianità. In realtà sappiamo bene tutti che forse oggi, cioè, è uno degli oggetti rispetto ai quali c'è stato il più straordinario investimento di ricerca che, cioè, che il mondo occidentale abbia conosciuto. Credo che... soltanto questa che sono stata. Esatto, sì, però io dico... Sì, negli anni 70. Sì, però contemporaneamente altrettanto questo è ugualmente banale, cioè Google, no, Google, cioè quella pagina di Google che abbiamo avuto come sfondo prima, quella riga di Google, quella pagina bianca con un rigo è forse l'oggetto più banale di questa nuova nostra, diciamo, forma di quotidianità, e contemporaneamente ancora una volta è l'oggetto, diciamo, della più straordinaria accumulazione, diciamo, di ricerca, diciamo, di sforzo intellettuale che, diciamo, che il mondo ha prodotto. Quindi, diciamo, mutatis mutandis, con le dovute proporzioni, anche noi vorremmo arrivare a un meccanismo di assoluta semplicità. Immaginate che, per esempio, uno, diciamo, va lì, c'è una schermata, c'è la mappa del paese, clicca un posto. Come quando vai a teatro, c'è un posto al teatro, c'è un posto allo stadio, clicca il tuo posto, appena l'hai pagato, ti viene dato il cellulare dalla persona che ti ospiterà, vi sentite, e non c'è nemmeno il problema di organizzare i servizi di accompagnamento, come dire, di ingresso lì, perché diventano tutti servizi di contatto. Ma i cittadini sono d'accordo? Uno a uno, non lo sappiamo. Mi sembra così. Tu non lo so. Ma basta che qualcuno inizi a farlo. Però sul terrazzo sì, e poi magari, voglio dire, per San Putignano ci sono state esperienze, più di una e per più anni, di ospitalità diffusa, per esempio anche Tipica stessa, questa agenzia, questo tuo operator che abbiamo, da cui c'è un Fuad, prendo la connessione, ha organizzato diversi tour in cui proprio il tuo operator stranieri, in particolare credo francesi, mandavano i loro ospiti, diciamo, in Italia, sì, un pezzo dell'esperienza era quella di vivere in casa. Chiaramente chi li ospitava aveva un riscontro economico, che poi alla fine è lì il gioco. Sì, però c'è un sistema che garantisce questo, e uno mentre qui, come che garanzia io proprietario di quel balcone, sì, devo far venire uno, entra in casa. Ma tu hai poi, come dire, hai prima il contatto con questa persona qui, lo puoi sentire e poi decidere se ti va o non ti va. Ma lui ha comprato?
No, con l'acquisto definitivo è vincolato all'accettazione del proprietario. Cioè scatta un attimo un po'. Ma guarda, ci sono sistemi come Airbnb, ci sono adesso sì, moltissime. D'accordo. No, ma mi chiedo se tutti quelli che abitano. No, ma non è necessario. Non è necessario che tu dici basta che cioè, siano. Se fossero tutti, staremmo parlando di qualcosa diciamo, che assumerebbe istantaneamente i toni della straordinarietà a livello globale. No? Se accettassero tutti e subito, staremmo parlando di questo. Perché avremmo 10.000 posti, cioè sarebbe una cosa folle. Ma io penso che sarebbe già interessante che ne accettassero uno su 100 e già avremmo, cioè già così avremmo una capienza superiore a quella di qualunque tentativo fino ad oggi realizzato, cioè di mettere questa gente da qualche altra parte, migliorando clamorosamente cioè, il livello diciamo, di fruizione, restituendo anche un corrispettivo al putinianese. Se può essere d'aiuto nella mia vecchiaia, quando ero piccolo, io abitavo a Genova, lo stadio del calcio... Inciso. Genova è interessante perché, ma non so dove andare a parlare questo sì. esempio, però diciamo, Putignano è noto nei dintorni per essere un paese, come dire, di un po' genovese. Diciamo. E quindi, come dire, questa può essere anche un'altra diciamo, piccola molla, quindi ma non so se l'esempio è attinente, però appena detto Genova mi ha fatto pensare che... Sì, però c'è contemporaneamente questa... Cioè, devi anche pensare genovese appunto che è quello che sta attento, sì. ma però è anche il porto, e quindi è abituato alla gente che entra e che esce, quindi non... È una contraddizione, ma di fatto viviamo in contraddizione. No, no, era interessante il fatto che lo stadio di calcio, prima dei rifacimenti per il mondo, quando è stato per gli europei, sui anni 90, era basso ed era attorniato da palazzi più alti dello stadio e vendevano i balconi. Sì, cioè, ma nel infatti, senso che tu andavi sul balcone, pagavi e vedevi la partita. Sì. Quindi non era lo facevano i genovesi che appunto, vedi, poi dopo hanno allora appunto, avevo intuito correttamente. Era in concorrenza con lo stadio, dice perché è più buono. Sì. No, ma avevo come dire. Ho intuito correttamente perché cioè, andremo evidentemente a soleticare diciamo, la stessa... Perché di fatto guadagni. La stessa corda, sì. No, ma infatti è un modo di guadagnare. Tra l'altro, no, adesso un po' più seriamente, questo forse è uno degli aspetti più interessanti dell'idea, perché negli ultimi anni, forse da sempre, insomma, c'è anche una questione di innamoramento, disamoramento diciamo, del putinianese rispetto a questa manifestazione che in qualche modo... assolutamente lo rappresenta e al quale comunque nel bene o nel male si sente legato. E però questo legame diciamo, di odio e tamo diciamo, crea a seconda diciamo, frizioni, tensioni, momenti di distacco. Pare che insomma, siamo diciamo, in questa fase. Quindi questo meccanismo, però diciamo, è pur vero ed è sempre vero che il putinianese ovunque diciamo, gli vada, se mai soleticato, sollecitato sul carnevale diciamo, inizia in una narrazione diciamo, che può, in un profluvio diciamo, di racconti che può non terminare mai perché voglio dire è evidentemente l'orgoglio principale diciamo, e allora anche questo elemento se in qualche modo viene evidenziato cioè messo a valore, messo al centro e in qualche modo questa idea viene raccontata come di questo orgoglio diciamo, che appartiene diciamo, a un putinianese e immagino maggior ragione a quelli che poi hanno un'abitazione che dà sulla sede diciamo, di questo spettacolo e questo poi viene questa voglia, questa maniera diciamo, di raccontare questo orgoglio viene addirittura messa al centro di un progetto e direttamente, banalmente valorizzata economicamente, mi pare che la cosa possa... Diventa un autofinanziamento di tutta l'impresa, cioè nel senso che il tenutario del balcone non gliene frega niente di prendere quei soldi, anzi al limite li mette a disposizione. No, vabbè, sì, però è anche... Cioè, voglio dire, può diventare un sistema interessante. Però è anche corretto che se li prende e che quindi tu... Beh, prende il minimo e lo può mettere a disposizione. Cioè, questo giochino in realtà è un giochino di mediazione che sta in piedi con i costi diciamo, corretti di una mediazione, non di più, non di meno. E il grosso poi va a chi effettivamente mette a disposizione il bene materiale, ma soprattutto il bene immateriale dell'ospitalità e del racconto che solo chi è il socio, la vive, social. Esatto. E quindi non sappiamo tutto quello che può accadere nella socializzazione. No, però come dire, in tutto questo rinascerà. Ah, certo. Però quindi non è un caso che in questo percorso abbiamo cioè,
corposa parte legate allo storytelling, al web, insomma, il ma questa blog. È una logica anche del teatro, perché laddove c'è il come si chiama? Oddio. I palchi, ecco, se mi mancano. Da dove sei i palchi sono in vendita, cioè può essere un gruppo, quattro persone che prendono un palco, ma altrimenti tu puoi benissimo andare individualmente su un palco, sei con altre tre persone, il fatto che sei in un ambiente raccolto poi crea delle dimensioni, appunto. Quindi, come dire, mi ho messo dentro, insomma, cioè credo che tutte le questioni che affronteremo in questo percorso potranno tornare utili, diciamo, in questa cosa qua. E insomma, poi al di là, cioè, banalmente potremmo anche, cioè, fosse anche che stessimo ragionando in astratto, potrebbe, credo, già essere interessante. Se poi addirittura questo ragionamento che potremmo anche fare in astratto riusciamo a farlo in concreto, e credo che ci possano essere tutte le condizioni per farlo in concreto, beh, allora forse, insomma, la cosa diventa particolarmente stimolante. Lo dicevo adesso sia perché in qualche modo fosse era corretto, diciamo, contestualizzarlo, cioè puntualizzarlo meglio, ma anche perché magari offrire, diciamo, questo scenario al docente di oggi può, insomma, aiutarlo, comunque corrisponde perfettamente a indurlo, diciamo, in una prosecuzione del racconto in qualche modo anche attinente con questa, diciamo, ultima finalità. Passo. Questo avverrebbe a febbraio? Questo no, marzo. Sì, il laboratorio lo facciamo il 4-5 luglio. No, il febbraio-marzo, febbraio, cioè, dipende. Capito. Da Pasqua, Quaresima. Sì, vabbè, queste cose qua. Gli interessati ancora non lo sanno. No. Cioè, intendiamo l'amministrazione. Ah, no, l'amministrazione lo sa. L'amministrazione in realtà si è insediata la settimana scorsa. Ah, sono noi. Faceva parte delle promesse elettorali questa cosa. No. Non se ne è parlato. Non è stata. Fondamentalmente ad oggi è chiusa in questa stanza. E a pochi altri che, insomma, con cui è capitato di. No, beh, cioè pochi altri, alcuni di questi anche. Cioè, alcuni di questi è anche un soggetto, diciamo, che ha dei ruoli. Però è un'interlocuzione che è avvenuta in maniera assolutamente informale, assolutamente recente e in qualche modo assolutamente condizionata a un'ipotesi che cioè non ha ad oggi chiesto di essere messa, diciamo, al centro di una discussione pubblica. Ok, anche perché tutto sommato, cioè, questa è una mia valutazione personale, tante volte, diciamo, soprattutto in ambito locale, si lancia il passo, diciamo, un po' più avanti del. E poi magari diciamo, in paesaggi di, diciamo, di ipotesi realizzate. Mi piaceva, ma questo, come dire, vale per questa cosa qua, vale per alcune altre cose di cui mi sto occupando, provare come dire, a consolidare, diciamo, delle ipotesi molto strutturate e molto solide, cioè, se vogliamo persino anche poco negoziabili, diciamo, in qualche modo, perché, diciamo, la poca negoziabilità deriva dalla forza, diciamo, cioè di un'idea, cioè, un progetto costruita, già definito, esatto. Cioè, lo vuoi, non lo vuoi, esattamente, certo. Esattamente. E rispetto a questo mi pareva che, diciamo, questo percorso potesse essere la leva migliore per, cioè, in questo senso. D'altra parte, cioè, è vero anche, diciamo, e qui chiudo, che e qui proprio anche, come dire, con dei riflessi, diciamo, normativi, non credo che sia un'operazione che abbia bisogno o che abbia fra le precondizioni, diciamo, essenziali quella di passaggi, diciamo, autorizzativi sia di tipo politico che di tipo anche insomma, normativo, se non per qualche aspetto che mi pare però attenga. Beh, una garanzia. Sì, ma vuole. Però, diciamo, come dire, non è, non credo che debba passare, diciamo, per scelte politiche o per piani, insomma, cioè, è una cosa che alla fine vuoi, come, cioè, è chiaro che se tu vuoi andare a mettere la bancarella del. Chi è che cura il tutto? Cioè, c'è una fondazione. Però voglio dire, è una, cioè, è un'iniziativa che si configura come un'iniziativa, diciamo, di tipo commerciale, certamente, ma forse nemmeno commerciale, perché, come dire, è molto
leggera, come al di là che poi magari come impatto, diciamo, è molto molto forte, come architettura, come telaio, come infrastruttura, diciamo, materiale e immateriale, è molto leggera, anche proprio dal punto di vista di quanto poggia su norme e cose del genere. Quindi se ne parlerà, cioè prima la si costruisce, poi la si offre al contributo pubblico, dopodiché non credo che avrà bisogno, diciamo, di particolari strettori passaggi o di doversi incuneare in processi decisionali, normativi, autorizzativi, eccetera, eccetera. Beh, c'è il problema culturale, insomma, del preparare la gente a questo, quindi non lo sottovaluterei, perché fa parte del progetto vostro, cioè una mappa è una mappa anche che riguarda la dimensione social, no? Quindi no, altrimenti diventa una cosa statica di nuovo, vabbè, facciamo la mappa del teatro c'ha il suo palco e vabbè, la cosa finisce lì. Ma è anche, come dire, cioè l'evoluzione può essere, come dire, si può essere spettatori o si può essere in qualche modo anche attori dell'evoluzione. In ogni caso, se io metto il mio balcone, sono attore. Certamente. Sono attore. E quindi tanto vale che lo sia anche in rete. Cioè, una grande occasione per... Esatto. Cioè, la somma degli attori costruiscono l'azione, noi vorremmo realizzare questa azione e vorremmo che questa azione fosse appunto realizzata da molti, molti attori, insomma. Proviamo a... ci potrebbero essere dei problemi, nel senso sulle proprietà, no, per esempio. Sì. Sulle proprietà, perché nel senso che comunque vado a mappare delle proprietà, no? Cioè, certo, non è che faccio la mappa dell'appartamento. Alla fine non dico niente di più di un civico. No, non dico niente più di un civico, però ho una rappresentazione di un balcone. Adesso non è che faremo i profili, i prospetti cioè come un po' come la mappa di un stadio, di un teatro, ci sono i posti, no? Quarta fila, posto 5, che significa via Roma, civico 8, no? Io capisco, mi metto dal punto di vista di senza nemmeno sapere chi è il proprietario di via Roma civico 8. Sì, c'è scritto civico 8, posti 3, non, posti esatto, 3. Esatto, se non poi lo saprà chi sarà il fruitore di via Roma 8. Sì, no, è carino, perché poi è probabile che questi posti se li sono già tutti venduti, cioè che ci vanno i parenti, gli amici. Eh sì, ma infatti poi, come dire, ognuno, perché poi magari il parente lo chiama, ci sono quattro sfilate, no? E c'è la sfilata dove arrivano i parenti, quella dove vanno gli amici, quella dove non ci va nessuno, e tu poi mi dirai liberamente se quella volta hai voglia di mettere a disposizione un posto, l'altra volta due, quell'altra volta nessuno. Cioè è tutto, cioè la massima, come dire, io prendo esclusivamente quello che in maniera del tutto libera uno vuole dare, certo, sì. Né assolutamente nulla di più, sapendo anche che per ogni cosa che mi dà, cioè, io, come dire, concedo il diritto di un corrispettivo che invece da quel punto di vista è certo e dovuto. No, il progetto mi sembra estremamente interessante e perfettamente coerente anche con la tematica, no? che stiamo affrontando. Spero anche che non risulti appunto troppo estrinseco quello che ho cercato di dire fin qui, però mi sembra che stiamo andando, ecco, pur non sapendolo, ecco, mi sembra che in questa direzione che si possa continuare a marciare. Mi stavo chiedendo se una volta che il progetto è messo a punto anche così in forma astratta, no? Cioè nel senso che dice la mappa la facciamo, dopodiché andiamo alla fondazione, al comune e facciamo la proposta, nel caso che ci sia un'accettazione, che quindi la cosa vada avanti, se non si possa anche operare investendo più su un coinvolgimento sociale, cioè un coinvolgimento della dimensione social, nel senso partendo proprio anche dal settore attualmente, quello che ho chiamato del consumo, cioè qual è lo stato di Putignano, in Google Map, nel social di Google Map, cioè voglio dire, lì le cose non sono ancora pienamente integrate, cioè, però c'è Google Earth e Google Map
versione com che sono social. Sì. E Google Map It che ancora non è, cioè i rapporti con i social sono ancora un po', sì, sono ancora un po' deboli, insomma non è chiaro come funziona, sono cose un po' sovrapposte, non totalmente, no, mi sembra di capire, ancora non si agganciano in maniera, non ancora completamente agganciate. Però se uno invece che fare Google Map, invece che fare Maps Google It, mette Google .com/maps/view va subito nell'ambiente social, dove ci sono delle cose estremamente interessanti, dove ci sono i prodotti d'autore che loro hanno fatto, no? Cioè le grandi, le cascate del Niagara, tutte queste cose qua, piuttosto che, cioè, queste rappresentazioni super bellissime. Cioè, però su quelle però uno può anche partecipare, collaborare, sia mettendo le immagini, sia, se proviamo a, ed è questa una cosa interessante, tanto io ho fatto un po' di verifiche, non ho guardato Putignano, ma guardavo qua a zona, non c'è quasi niente. Però uno, allora questo fa parte del discorso del preparare il social, cioè per esempio se uno trova qualche scuola che sia disposta ad accogliere questa idea, uno va, parla ai ragazzi, i ragazzi ti riempono 100.000 fotografie, ti mettono. In realtà il fatto di non voler parlare troppo e troppo presto del workshop finale è perché comunque innanzitutto, diciamo, questo è un laboratorio principalmente di formazione, ed era giusto che nelle aspettative di chi lo frequentasse, diciamo, fosse centrale questo aspetto. Secondo, perché appunto ancora una volta non volevamo che ci si concentrasse su un obiettivo, diciamo, pratico finale troppo presto e che magari distraesse, diciamo, dalla fruizione dei concetti man mano. Contemporaneamente però, dicendolo adesso, cioè credo che viene reso esplicito nel momento giusto, perché ci permette da adesso in avanti di tenere una sorta di lampadina sempre accesa, e quindi come dire, ogni volta che viene fuori uno spunto, un'idea, un'intuizione o una strada diversa, perché voglio dire, io adesso, come dire, ve l'ho esposta così come diciamo, io e qualche ragionamento, diciamo, fatto, diciamo, con poche persone, l'abbiamo, diciamo, questo nucleo di questa idea, cioè, è così, cioè, ma è esposta nella sua forma più cruda e semplificata. È ovvio che, diciamo, se siamo qua è perché questa forma cruda e semplificata è messa all'attenzione di un gruppo, tra l'altro un gruppo dinamico, perché è un gruppo fatto da, diciamo, coloro che seguiranno, diciamo, il corso, certo, in maniera costante, più di docenti che si alterneranno, o le persone, quindi questa dinamicità e questa apertura rispetto al gruppo di persone che si occuperà, diciamo, di questo oggetto, diciamo, crudo e semplificato, lo renderà invece poi quell'oggetto, insomma, un po' più complesso e più vicino alla forma definitiva, che verosimilmente sarà anche quella più esatta, più azzeccata. Che oggi, come dire, io non so dire qual è, sono contento di non saperlo dire, perché sennò... Cioè, ma grazie che grazie che hai anticipato, perché questo consente anche, altrimenti io poi ci arrivavo casomai di stavolta, invece no, possiamo anche andarci direttamente, perché questo stavo pensando, perché è un suggerimento che... recentemente io ho dato a un gruppo di scuole, no, per cominciare a lavorare con i ragazzi su queste cose. E cioè l'idea è questa, queste cose che voi vedete adesso, loro le chiamano, insomma, immagine, le fotosferiche, no? Queste che voi vedete, alcune sono, diciamo, Google, altre però sono degli utenti di Google. E se voi andate sulla guida, adesso poi eventualmente possiamo trovare il riferimento, insomma una guida anche in italiano, quindi per le scuole per esempio può andare bene, ci ha anche spiegato come la procedura molto semplice per produrre queste fotografie con Android, è il sistema Android. Io ho visto anche, perché Android è collegato a Google, io ho visto anche su Bari per esempio, sì, ma forse anche in qualche paese, cioè i negozi, le attività commerciali, sì, le mappature dove si, cioè come se tu vai su Street View ed entri nell'interno.
all'interno. Quindi per esempio mi viene in mente che addirittura, diciamo, ove fosse qualcuno potrebbe anche, cioè, come dire, accettato, cioè uno potrebbe persino andarsi a guardare, cioè tu fai, come dire, vai a teatro, entri in questo teatro diffuso, questo teatro urbano con, certo, con Street View, e poi persino vedere com'è il posto che stai prendendo, dico, ad arrivare. Ma infatti, per esempio, sugli esterni, una fotografia circolare così, di questa una sferica, no? Perché lo Street View c'è già, probabilmente c'è, questa invece però consente di vederla, lo Street View è sempre tavola, no? E quindi sposti la tavola, invece questa è 360 gradi. E quindi hai proprio una bella dimensione. E lo fai col cellulare, questa cosa. Fai girare attorno così. E quindi questo può essere interessante. Non solo, ma poi uno, che ne so, possiamo vedere assieme, no, qual è la situazione. Sta scrivendo? Sì. Non lo trova. No, è un caricamento piuttosto lento. È strano perché prima invece è entrato subito. Ah no, ma... L'ha fatto questo qua sotto, è? Ah, ecco. E allora dovrebbe farlo vedere, no? Allora, adesso non mi... una foto c'è già, una fotosferica già c'è. Sì, lì siamo a pochi chilometri di Brignano, siamo già a Castellano, sono al porto di Castellano. Vabbè, però comunque, intanto probabilmente sarà qualcuno estero che l'ha messo. Sì. Ah sì, eccolo qua, Scott Croft. Però, ecco... ammodastarci, ammodastarci, cioè ci dobbiamo stare anche noi, no? Ci dovete stare voi, ci devono stare i ragazzi, ci deve stare Brignano dentro questa cosa. Cioè è bello vedere che comunque qualcuno ci ha già pensato, perché evidentemente è proprio un'altra etica, cioè il signor Crawford, Scott Crawford è venuto e ha pensato di questa dimensione di generosità. O di esibizionismo, fatela come volete. Fatto sta che comunque noi adesso possiamo andarci grazie a lui. Il discorso che facevamo prima, no? Dell'immigrato, insomma, cioè, che alla fine poi prenderà il nostro posto, ma perché ha una visione complessiva, forse superiore alla nostra. No? Quindi è molto importante, secondo me, se questo progetto va avanti, che trovi delle articolazioni di appoggio anche nelle scuole, con i ragazzini anche più giovani, cioè a livello per esempio di scuola media, no? Se vado alle superiori la vedo già, cioè, irrigidimenti, no? Ma i ragazzini più 11-14 anni, casomai sono disposti a fare fotografie, fare cose, che poi non necessariamente devono essere tutte fotografie circolari, uno mette la sua fotografia, non ho guardato adesso, non, perché nella fretta, oddio qua come si torna, non sono abbastanza, questa è sempre, e l'altra, anche questa hanno messo, eccola qua, sì scusate. Questo è Gian Domenico Oliva. Chi è? Lo conoscete? Beh, uno tanto per esempio. Come? Vabbè, intanto uno si fa un po' una mappa, appunto, una mappa di quello che esiste. Non ci avete pensato a questo, no? Allora, poi, no, per esempio non ho, addio, adesso come si fa a tornare a Putignano? Torniamo a Putignano, voilà. Vediamo se. No, volevo vedere quante foto c'erano. Adesso non mi ricordo se, mi sa che non ce ne sono qua di foto.
Vi ricordate come si fa, come si rende visibile se ci sono foto? Sì, come si fa a vedere se ci sono foto? No, qua non ci sono foto. Allora, bisogna. C'è una funzione. No, ma da qui mi ricordo che c'è la possibilità di vedere foto. Sì, no. Allora, o di là, vediamo un attimo. No, però bisogna entrare nei miei luoghi. Quindi. Ah no, perché qua siamo forse da questo risicchio. Sì, no, siamo dentro lui. Però bisogna. No, per trovare, vedere se ci sono. Esplora, forse esplora, vediamo se che ci siano qui delle. No, niente, no, queste sono. No, bisogna, io c'entro di qua. Facciamo una. Ah, nei propri, nelle sì, proprie. Sì, quelle. Sì. Ah, nelle tue mappe, nelle mie mappe, sì. Cioè tu entri in quella. Posso lavorarci. Esatto. Ma è lì che io ho trovato le difficoltà. Sì, è vero, è un po'. Ritardo, hanno. Adesso c'è questo conflitto tra il fatto che il Google Maps.com è social e invece quello che stiamo vedendo adesso, IT. È ancora un po' a social, cioè sotto c'ha il social, però passare dall'uno all'altro è pressoché difficile. Qui, oppure crea la mappa con la versione classica di le mie mappe, che tra l'altro è quella più... Bisogna un po' studiato, se io voglio mettere qui puoi mettere le foto, sì. Ma se io voglio mettere per esempio quella foto circolare... Lì devi farlo dalla... Lo fai da là, cioè è ancora un po' legnoso questa cosa. Quindi qui, quando vai su foto, appaiono le foto. Quando sei nei miei luoghi e vai... Cioè, no. Quando si va su questo... Forse bisogna andare in Google Earth. Se vai in Google Earth, allora poi forse lì è più integrato. Sì, vabbè, dobbiamo farci un pochettino, ecco, non ho ancora avuto modo di studiarlo, ma anche perché come sempre è un processo in movimento, quindi casomai tu lo stai fissando adesso e poi dopo una settimana è già modificato. No. Come infatti quando quel crea mappa, quel bottoncino rosso che è in alto, è spuntato fuori qualche mese fa. Infatti. E secondo me c'è anche un po' casinato. Qui va bene. Sì, va bene. No, dicevo, quel bottoncino rosso crea mappa è apparso qualche mese fa e ha abbastanza incasinato perché quello che serve per creare dei tracciati, linee, poligoni, diciamo, eccetera, eccetera. Io in particolare lo utilizzo per creare percorsi ciclabili. Col crea mappa lo fa fare in una modalità molto più social ma anche molto più incomprensibile dal punto di vista di un mio utilizzo tecnico e quindi c'è quell'opzione subordinata appena sotto dove dice oppure crea mappa con la versione classica di le mie mappe, quindi tuttora mi consente di farlo con quello. Immagino che tra un po' mi sparirà anche quello e solo allora sarò costretto a capire per bene come funziona. No, la cosa interessante è comunque che, come vedete, non è moltissima. Dio, ce n'è, insomma, ce ne sono di immagini, ma certamente ancora abbastanza poche. E quindi uno volendo può veramente coinvolgere... No, perché lì potrebbe essere interessante, visto che la dimensione social qui si esercita sul fatto che ognuno che mette la sua immagine nella mappa collettiva è rintracciabile perché c'è. Se non poter introdurre attraverso un progetto, no, tutta una serie di immagini che facciano riferimento allo stesso soggetto. Lo stesso soggetto sarebbe voi, cioè l'organizzatore di tutta sta cosa, che quindi c'ha anche un suo sito, c'ha anche un suo riferimento, cioè un progetto insomma in generale, cioè il progetto appunto della cos'è, 2 settimane, 3 settimane, quanto dura il Carnevale di Putignano, progetto Carnevale di Putignano che coinvolge le scuole nella raccolta di tutte le documentazioni fotografica di cosa è stato e cosa è. No?
in lingua eventualmente, cioè in italiano e in inglese, insomma, può essere una cosa interessante, cioè il fatto che appunto è rete, allora dalla foto vado al progetto, dal progetto vado all'ente che ha promosso tutta questa cosa e che quindi mappa, e lì a quel punto da lì posso passare anche alla mappa del teatro, no? Cioè è una cosa più complessa. E poi per esempio questo aspetto qua delle fotosfere, che è simpatico, perché intanto lo possono fare anche i ragazzi, fanno un grandissimo effetto di teatro, no? Proprio, cioè, sarebbe bello, e, cioè proprio per aiutare questa dimensione dinamica, insomma, della mappa, cioè dinamica sociale, che altrimenti poi, di nuovo, la contraddizione di cui parlavo prima, altrimenti poi voi fate la mappa statica del teatro. Invece, dato che io credo che delle resistenze ci saranno, perché è chiaro che è un privato che dice ma la gente entra in casa mia, insomma, problemi ci saranno. Però se nel frattempo, come dire, la sensibilizzazione cresce anche tramite i ragazzi, non è male, cioè nel senso che possono essere poi gli stessi ragazzi che aiutano i genitori, i nonni, cioè perché a questo punto dice ma il mio compagno può venire? Dando a compagno, diciamo, un significato un po' più, diciamo, più ampio, nel senso che magari si sì, crea... Sì, ma uno viene perché è mio amico, sì, no, l'altro ma dico, magari, viene perché... Ma magari il ragazzino ha messo la foto, esatto. Qualcun altro della Cornovaglia gliel'ha commentata, esatto. Comincia a incuriosirsi, dice che vuole venire, quindi alla fine è questo... la Cornovaglia piuttosto che di Bitonto, cioè per dire, nel esatto, senso che... Esatto. E quindi quel compagno, diciamo, è semplicemente questo nuovo link, questa, diciamo, diretta amicizia, diciamo, del figlio che poi gli entra in casa, ma gli entra in casa con una dimensione molto più accettabile, diciamo, familiare. Cioè il discorso è investire su, tu hai detto prima che c'è una grande partecipazione, no? Nel senso che la narrazione, cioè basta che apri a questa dimensione e diventano tutti generosi, no? Allora, benissimo. Allora investiamo su questo fatto, no? Cioè, e quindi al limite non hai bisogno del, come tu hai detto prima, non è che penso che avremo bisogno di chissà quale autorizzazioni, al limite anche per coinvolgere le scuole, non è che questo deve essere un coinvolgimento di tipo curricolare per cui devi convincere il docente di italiano che deve dedicare mezz'ora a questa cosa qua, no, potresti fare un accordo e dice guardate c'è questa iniziativa, i ragazzi che vogliono partecipare vengono pomeriggio, se le scuole ovviamente, i luoghi, diciamo, presidiati, garantiti, basta semplicemente avere autorizzazione, poi viene, chi viene gli insegniamo come fare queste cose qua. In due pomeriggi hai fatto tutto, dopodiché poi il bello è fare tutto in rete. No? Dice adesso vi insegniamo come si fa questo, vedete queste quattro procedure, come si fanno a mettere le foto, come si fanno a fare le foto circolari, come vi associate a noi per... esigenze così di tecniche o anche per concordare determinate cose, basta, dopodiché hai risolto il problema e hai lanci una cosa che entra dentro le case, entra dentro le case e garantisce questo fatto, perché di fatto questo è un investimento pubblicitario, no? Cioè civile ma anche sì, pubblicitario. No, quello che poi da Putignano emergerebbe di più di tutto questo è il fatto che si tratterebbe di un marketing territoriale, cioè tra l'altro anche di dimensioni e di, diciamo, di livello interessante, cioè anche proprio in termini. Anche perché poi a questo punto mettiamo, vabbè, certo che quando, come spesso capita a chi si occupa di queste cose, essendo logiche di rete, poi allarghi subito, no? Allora, metti che funzioni. E il commerciante dice perché io non ci sono? Certo. E dice, ma insomma, io c'ho un ristorante, voglio essere lì dentro. Dice, ma non sei nella mappa dei balconi. Lo so, però vorrei esserci anch'io. Cioè, ma a quel punto
No? Dove finisce la mappa? No, ma infatti, cioè, quindi non a caso, cioè, la questione è tanto complessa quanto ci è sembrato poi necessario, diciamo, di affrontarla con un percorso di questo livello. Cioè, il livello del percorso è proporzionato alla complessità, non tanto del progetto per come parte, ma del progetto per come può evolvere. Per cui... no, quindi è chiaro che sia a promuovere questa cosa, secondo le logiche di rete, è un gruppo. Sì. No, non è il pubblico. Perché il pubblico, quando tu hai detto prima, non abbiamo bisogno di grandi autorizzazioni, non abbiamo neanche bisogno per questo progetto di grandi certificazioni formali, perché poi altrimenti possono nascere dei problemi. No? Quindi... punto. Sì, no, come un dire, gruppo come voi promuove questa cosa. Anche il discorso però... diciamo, all'inizio, cioè si parte da una rete e non da un apice, insomma, no? Perché il pubblico, come dire, è una forma evidentemente statica, certo. Anche proprio sia nel pensiero, ma anche nelle relazioni. E invece il gruppo, come dire, magari ha meno massa critica, ma se è più capace di cogliere i punti di leva. Tante piccole leve magari funzionano, messe in rete funzionano meglio che cioè una leva che spesso e volentieri resta inutilizzata senza avere capacità di individuare punti d'appoggio, insomma. Quindi sì, cioè, mi convinceva anche molto l'idea che, cioè, se questa cosa qua alla fine avessi avuto la percezione che dovesse necessariamente partire da una proposizione istituzione, cioè di un ente pubblico, allora lì mi sarei detto che, insomma, qualche problema in più ci poteva essere. Invece, diciamo, ragionandoci un po' attorno, mi sembra che possa invece partire da un innesco collaborativo dal basso, e questo mi sembra che ne agevoli lo startup, insomma, ne agevoli lo startup, ma anche proprio, cioè, l'evoluzione. Sì, sì, anche perché nascendo in questo modo si può collegare anche ad altri gruppi si possono organizzare, quindi la logica di rete si può affermare da questo punto di vista, se c'è effettivamente questa partecipazione, questa forte tensione, ecco, ma penso di sì, da quello che dite, insomma, penso che sia importante anche il coinvolgimento, non delle scuole in quanto istituzioni, ma dei ragazzi in quanto... soggetti più portati a capire, ecco, il senso di... e poi comunque ad assumere un ruolo di protagonisti, no? Perché vanno a fare le fotografie e mettono queste fotografie, e poi c'è questa novità di fare le fotografie circolari, poi insomma, con strumenti che oggi sono molti anni già, quindi è un aiuto anche alle scuole per capire che, insomma, la digitalizzazione è già fatta al limite, basterebbe semplicemente accettare che utilizzino le cose che fino a ieri si consideravano proibite, no? Cioè, basta semplicemente che in classe consenti che i ragazzi utilizzino gli smartphone e hai già ottenuto la digitalizzazione per questo tipo di attività, no? Che poi queste sarebbero un'attività che al limite, se funziona, è molto più raffinata di quello che dello stare a studiare librogeografia, no? Pare abbastanza evidente. E credo che il meccanismo sia questo, cioè un'aggressione frontale all'istituzione, perché questo produce semplicemente un irrigidimento, ma un accerchiamento, no? Cioè l'anello debole sono i ragazzi, perché i ragazzi vivono già l'altra realtà. Allora approfitti del fatto che sono sensibili, dici guarda, puoi fare questa cosa. Non lo fai perché devi portarlo all'esame, non c'entra niente. È una cosa che se vuoi fare la fai perché è divertente, ecco, perché è divertente, perché poi li abitui anche a quest'etica, no? Della generosità, cioè metti le fotografie perché sono una conferma che tu sei bravo e che hai un ruolo pubblico e del fatto che comunque altri fruiscono di questo, no? Cioè tu sei geografo a questo punto, ma se un geografo... Sì, non solo, ma è lì che poi smonti il sistema. Tu impari delle cose in quanto impari dall'altro.
no? Cioè impari in modo profondamente diverso da quello che ti hanno insegnato a scuola. No, cioè non glielo si può dire perché poi altrimenti questo vorrebbe dire un attacco frontale, no? Però di fatto lo impara perché l'altro sta facendo questo, no? Cioè dice, guarda che bella foto che ho fatto, ma lo voglio fare anch'io. Cioè impari dall'altro che impara, non dall'oggetto, ma impari dall'altro che impara. Cioè un altro che ha il tuo stesso ruolo però, cioè non un sì, altro... Io posso fare la cosa, cioè, no, infatti, no, non un altro l'insegnante, cioè imparo da quello che sta facendo la mia stessa esperienza di imparare, no? E anzi, se io ho difficoltà a riconoscere i miei difetti, però li vedo in lui e quindi imparo. E il meccanismo del social è questo, cioè che si impara dall'altro, non dall'esperienza, ma dal riflesso dell'esperienza dell'altro. E d'altronde, insomma, anche noi quando utilizziamo il social perché abbiamo un problema, appunto, ecco, cioè come si fa a mettere in comunicazione Google.com con IT, no? C'è qualcuno che, qual è la procedura? Cosa fai? Vai in rete e dice c'è qualcuno che mi sa trovare il metodo migliore, e uno ti risponde e dice sì, sì, si fa così, no? Cioè condividiamo l'esperienza. Che è esattamente il contrario di quello che i ragazzi hanno detto fino a ieri, cioè non devi copiare, non devi suggerire, non devi... cioè sì, chiuso, no? Non, la negazione della generosità. Dura. È dura, però io credo che si può e si deve fare, ecco, anche per ragioni etiche, politiche. Quindi il progetto mi sembra veramente interessante, praticabile anche da subito, insomma, cioè nel senso che non va semplicemente costruita un'infrastruttura culturale per questo. Un pochettino il discorso all'inizio, no? Cioè nel senso che tecnicamente fattibile, culturalmente già scavare un po', ecco, per poterlo realizzare, altrimenti diventa un'operazione che fate due o tre, fattibilissimo anche quello, perché però viene a mancare social, mentre qui social è importante perché comunque questi signori vanno coinvolti, altrimenti va a finire che ce ne sarà uno che dà una, no? Che dà una disponibilità di posto e gli altri non riusciranno neanche, ma come c'è una politica, Putignano, una politica della rete? O, politica intendo un po', per esempio, non so, ci sono dei luoghi con wifi? Cioè proprio rete intesa... Rete intesa nel proprio senso tecnico, materiale. Allora... è che non sono problemi da poco. No, diciamo che c'è un soggetto che ha dei ponti wifi, quindi comunque c'è una copertura, quasi come se fosse una sorta di provider proprio locale, che... cioè c'è un soggetto privato. Sì. Che ha costituito media.it si chiama, sì. Che ha costituito, cioè, una rete wifi, cioè, dove tu non hai bisogno di modem, cioè c'è questo wifi a Putignano che tu, insomma, cioè, lo vedo dovunque sei, diciamo, nel centro urbano, ma anche in campagna in realtà, lo vedi. Devi, se vuoi utilizzarlo devi pagare un abbonamento che può essere... Pagamento. Eh sì, diciamo, questo è uno dei, tra l'altro, da molto, molto tempo esiste, però tu puoi fare anche abbonamenti... Funziona? Non è molto... Però insomma, vabbè, c'è sta roba qua. Poi c'è comunque anche il comune che aveva... Cioè il comune ha realizzato, adesso però non so che livello di attivazione ci hanno, però alcune piazze... alcune piazze sono quelle che sono state tutte cose realizzate ai tempi in cui c'era la restrizione, in cui c'era la necessità di iscriversi, sì. E poi non hanno mica ancora non gliel'hanno detto, guarda che non esiste più quella norma, infatti. Per cui ancora adesso anche nelle grandi città ogni volta devi iscrivere, poi non c'è memoria, ogni volta un disastro. Però credo che c'erano malissimo, molta infrastruttura, come dire, sia già stata installata, quindi magari potrebbe essere anche un attimo il problema è capire casomai se c'è qualche privato, cioè noi
intendo semplicemente i caffè, le... Sì, no, no, ci sono anche, c'è qualche altro bar. Poi c'è anche, noi adesso sempre con, vabbè, il caso, non avevo nemmeno collegato queste due cose, però... invece sono... No, nel senso, no, questa cosa in particolare che sto per dire, cioè il 10, quindi martedì, sempre con questa iniziativa dei laboratori dal sì. basso, vengono a Putignano due persone, si chiamano Pierluigi Paoletti e Remo Tabanelli, sono uno è il presidente, insomma il fautore di tutta la faccenda dell'arcipelago Shek, cioè queste monete alternative piuttosto che tutto il discorso bene comune, cioè proprio internet bene comune, c'è cioè tutto questo movimento e lui è un po' il coordinatore, insomma, nazionale. E questo invece Tabanelli è uno dei pionieri proprio di internet, è uno dei membri della, non so come si chiama, ISOC, credo, istituto, sono quelli che poi sovrintendono proprio la gestione, il controllo di tutta la rete internet, è uno di quelli che, come dire, qui è arrivata la mail per vedere se internet funzionava 8 anni fa, come se fosse, insomma, l'amico di Marconi ai tempi del telegrafo. E sono in qualche modo responsabili, sì, diciamo, però nello specifico sono i responsabili, uno per la parte, diciamo, sociale, politica, se vogliamo, e l'altro per quella, diciamo, tecnica, diciamo, tecnologica, di un processo che si chiama Noinet, che è il progetto che, diciamo, che oggi è pienamente realizzato, diciamo, che dà banda larga a tutto il litorale laziale, connesso con Roma, e quindi ci sono, non so, diverse centinaia di persone che, costituitisi in cooperativa, hanno acquistato all'ingrosso, diciamo, come se fosse un provider vero e proprio, connessione internet, e la utilizzano cioè sia per sé che, diciamo, fornendola anche a questo può essere questo, no, nel senso, vabbè, ci siamo arrivati, nel senso, questa cosa qua che loro hanno finalmente, dopo un lavoro di anni, diciamo, realizzato in maniera, diciamo, compiuta, adesso, proprio perché a monte c'è un interesse, diciamo, che va al di là della singola realizzazione, ed è quello legato all'inter bene comune, eccetera, eccetera, adesso sono nella fase in cui vogliono trasferire questa loro, diciamo, realizzazione, questo loro progetto. E quindi vengono a Putignano, dopo una serie di, diciamo, di contatti che ci sono stati, martedì, perché, diciamo, come dire, Putignano in qualche modo è candidata, diciamo, grazie comunque a un gruppo che in qualche modo, diciamo, è collegato a quello con cui stiamo facendo questa cosa qua. Putignano si candida a essere il primo luogo di trasferimento, diciamo, di questa realtà, che a sua volta è la prima realtà italiana di questo tipo. Quindi magari, voglio dire, già questo potrebbe essere la risposta a quello che... Cioè, non le avevo nemmeno collegate, le stavo... Dire... Beh, ma secondo la logica di rete, adesso fai i collegamenti, poi non hai limiti su certo. Questo. Per esempio, una cosa che mi viene in mente è quelli che mettono a disposizione i posti del balcone, sarebbe bene che mettessero anche a disposizione la connessione internet, se nel frattempo non c'è. Cioè, voglio dire, per quell'ora, per quel periodo, per quel pomeriggio, quando c'è la cosa, tu sei tenuto a togliere la password, perché la persona che tu stai ospitando, no, è una persona che viene lì per documentare anche, il quale vorrà certamente mettere in rete le sue immagini, le può mettere anche in diretta, se tu gli dai la connessione. Ed è un modo anche per, come dire, per sensibilizzare il social, no? Cioè per far nascere questa sensibilità, no? Che poi di fatto, ricordo qualche tempo fa che ci fu un terremoto dove era a Ferrara, e io in quel momento ero collegato in Twitter e ho seguito tutta una politica molto interessante, cioè il primo intervento pubblico è stata la richiesta a tutti quelli che erano collegati di togliere la password, perché per esigenze di comunicazione. No? Quindi tu dici, guarda, tu c'hai una connessione privata e protetta, però in determinate situazioni quello è un servizio pubblico. E in questo caso non è un'emergenza, ma è un caso piacevole, no? Cioè, è un'emergenza culturale, stai ospitando, e quindi come se quello vuole andare in bagno, mica gli dici no. Allora, andare in bagno, io lo sostengo sempre con i miei
amministratori universitari. Andare in bagno, utilizzare la rete, oggi stanno sullo stesso piano, per cui quando all'università manca l'acqua si chiude, si dovrebbe chiudere anche se manca la rete. Beh, ma però insomma, uno non è detto se nel momento in cui vado lì mi fa piacere. Cioè, secondo me è un atto, no, di generosità il fatto che, cioè, accogli una persona, come gli dici se vuole andare in bagno oppure gli dai un caffè, allo stesso modo gli dai anche. Sì, però fa parte della. Fa parte della stessa. No? Lo stesso atteggiamento di... Però è importante che lui impari il soggetto coinvolto, impari a mettere appunto l'accesso al bagno allo stesso livello dell'accesso alla rete. È sempre un allenamento alla generosità? Un allenamento alla condivisione. La generosità perché... sì, sono generoso perché l'altro è generoso. Scusa, l'altro mi sta venendo lì, viene sul mio balcone e da un certo punto di vista mi fa anche un servizio perché mette le fotografie dal mio balcone, insomma, non promuove una mia immagine, no? E quindi perché non devo, come dire, perché devo restringere la sua possibilità? Anzi. Adesso uno dei, tra l'altro, insomma, sempre questa Valentina, come dire, citata più volte ancora, cioè, è impegnata, o meglio doveva essere se non succedeva questa, cioè, in un block tour, cioè uno degli investimenti sul turismo principale che sta facendo la Regione Puglia, fra l'altro evidentemente anche con dei riscontri, perché poi insomma, le cifre quello dicono, è proprio questo invito massiccio ai cosiddetti blogger piuttosto che opinion leader, eccetera. Cioè, sono proprio misure che nel titolo hanno un esplicito riferimento a opinion leader, blogger, eccetera, che vengono invitati e quindi anche, diciamo, ne viene pagata l'ospitalità, fondamentalmente perché vadano in giro facendo, cioè giochicchiando con gli smartphone. Tra l'altro, proprio noi, quando, non so se tu c'eri al Parco delle Lune Costiere con Limare in Puglia, c'era una scena anche abbastanza particolare, c'era questo direttore del parco, una persona, diciamo, molto preparata, tra l'altro molto... molto evoluta nella capacità di, diciamo, gestire e far fruire, diciamo, il medio pubblico, che però si trovava a raccontare, insomma, cose relative al posto in cui eravamo, insomma, una zona umida, e l'auditorio era fatto di una decina di ragazzi, ragazze, che poi comunque sono tipicamente, diciamo, abbastanza donne, comunque giovani, che si rivolgevano, diciamo, a quello che lui stava dicendo con lo sguardo fisso sullo smartphone, a digitare in maniera compulsiva, manco fosse una scolaresca, cioè, di seconda media, in gita così, quindi sembrava in totale distrazione. E quindi questa cosa chiaramente lo metteva a disagio, comunque lo infastidiva, salvo poi capire, perché quindi non ha immediatamente, diciamo, colto questa cosa qua, intanto stavano lì all'interno di un progetto complicato e, diciamo, adeguatamente finanziato, ma fondamentalmente stanno facendo il loro lavoro, che è quello di massimizzare la condivisione, scrivere, twittare, socializzare e tutto, insomma, quella serie di neologismi. Certo. Però era curiosa la scena, no? Perché su, effettivamente li vedevi, cioè, il fotogramma parlava, diciamo, secondo il canone classico, cioè, di un uditorio che si stava sbattendo completamente. E invece quelli erano, come dire, due volte attenti, nel senso che stavano acquisendo e anche, come dire, rilanciando. Mediavano pure. Esatto. E quindi, come dire, tornando al discorso del servizio, sì, effettivamente, assolutamente. Cioè, se quel gioco funziona, diciamo, quella nuvola di ospiti che ti genera una bomba social pazzesca, perché cioè, sono tutti lì in quel momento a fare questo giochino di hashtag, di tweet, di topic, eccetera, eccetera, e fanno un lavoro di marketing che ad oggi, come dire, senza immaginarselo come ipotesi, ma, come dire, concretizzata su dati, diciamo, reali, attuali, è una forma di promozione
cioè, straordinaria, cioè, che ha un valore che... No, dovesse attecchire, tu pensa anche come puoi fare promozione anche di questa cosa, anche in lingua eventualmente, ci fosse qualcuno che sta in viaggio in Italia oppure che decide di venire in un periodo che poi è morto dal punto di vista del turismo, però qualcuno potrebbe sempre capitare, beh, insomma, se becchi lo straniero sei a posto, perché di fatto nei social come trainante la lingua inglese lo sappiamo tutti, cioè, quindi se ti arriva uno che scrive è fatta a quel punto. Cioè, l'anno dopo hai l'invasione. Se arriva Scott... Sì, è quello lì, Scott. Basta che venga lui, cioè, basta che venga lui. Cioè, bisognerebbe dire, vada, vieni. Beh, per esempio, uno, questo è il social, cioè uno lo contatta e dice, guarda che facciamo questa cosa qua. Grazie che hai messo questa foto, ci piace. Noi facciamo questa cosa qua. Basta, sei a posto, insomma. No, veramente può essere una cosa... estremamente, estremamente interessante, quindi complimenti, speriamo che i resistenze che troverete, che sono sicuro che ci saranno, non siano tali da far spegnere l'entusiasmo. Ecco, per parte mia, io ripeto che intanto vabbè, uno fa la scelta, cioè, devi fare i conti con Google, perché non puoi... Non puoi mai passarlo, ecco, c'è Google e quindi allora si tratta di cominciare da lì, intanto farsi una mappa delle mappe di Google, intanto vedere qual è lo stato attuale, no? Cioè della dimensione social di Google per quanto riguarda Putignano e tutta l'area circostante. Non mi sembra molto, no? Molto, molto, molto presente, poi soprattutto questo con le foto circolari, è una novità dell'ultima ora, quindi uno ci si butta, si tratta di vedere poi se coinvolgimento comporta che ognuno poi fa le sue oppure le si filtra o no, queste sono scelte che si fanno anche strada facendo, cioè se assumete un ruolo di filtro o semplicemente di promozione. Probabilmente, essendo la prima volta, forse un po' di filtro ci vuole. Anche perché poi comunque, nell'idea che avevamo prima, in un qualche modo co-costruito, ci dovesse essere un ruolo promotore da parte vostra, no? E quindi... cioè un minimo di filtraggio in modo da consentire anche l'idea che dicevo prima, cioè chi mette immagini però le mette individualmente ma filtrate eventualmente dall'organizzazione, di modo che queste immagini rimandino poi ad un sito, cioè ad un luogo di rete dove si possa promuovere questa iniziativa, no? No, perché altrimenti vabbè, ognuno ha un'operazione, cioè ognuno mette le sue immagini e questo progetto non compare lì dentro. Mentre una quota di quelle immagini, fermo restante che ognuno mette quello che vuole, però una quota di queste immagini vengono, porteranno come firma il progetto, per dire, e quindi... saranno linkeranno all'eventuale spazio di rete in cui il progetto è presentato. No? Potrebbe essere. Una volta che la cosa sia... Ma questo mi sentirei di dire... E per il resto aspetto eventuali altre vostre considerazioni, ecco, perché per me, come dire, non armiamoci, armatevi e partite, io ben disposto anche a seguire, mi interessa la cosa se marcia, se posso darvi una mano, ecco,
Per la parte, cioè per contributo di oggi, sono qui, ecco, non... Ci siamo anche concentrati molto, forse troppo, sulla, cioè, su queste idee, su questa cosa qua. Cioè, io personalmente ero moltissimo interessato allo sviluppo del ragionamento che stavamo portando avanti da stamattina, anche perché, come dire, come quello che dicevo anche prima, non avrei l'ansia di, cioè, a questo progetto ci arriveremo, ma ci arriveremo, come dire, digerendo, come dire, assumendo e digerendo con il tempo giusto, insomma, le varie informazioni che settimana dopo settimana prenderemo in questo mese, sostanzialmente. Però, come dire, voglio arrivarci a stomaco pieno, come dire, a fine pasto, poi ci alzeremo la tavola e ci metteremo a fare il progetto. Però, come io personalmente mi stavo nutrendo degli antipasti, sì, di stamattina, proprio, no? Prego. E allora, cioè, senza troppo stare a pensare, no, quando tu sai che, cioè, sì, metti a tavola, mangi perché poi devi andare a lavorare, no? Tu puoi avere tutto il tuo momento a tavola con la testa quando devi andare a lavorare, oppure puoi sedere a tavola e goderti la mangiata serenamente. Tanto sai che comunque stai mangiando e sai che comunque quando hai finito di mangiare le energie per andare a lavorare ce le avrai. Allora mi piacerebbe ritornare a tavola e dopo che continuare a... Perché, insomma, personalmente mi stava interessando anche molto tutto il ragionamento che stavamo facendo. Quindi poi... Il problema è questo, che nel discorso che cercavo di fare prima c'era questa questione, e di lì poi ci siamo interrotti perché mancava la... c'era la questione che è stata sollevata, che però vedi che la stiamo riaffrontando continuamente, del rapporto pubblico-privato, no? Perché poi di fatto lì incontreremo resistenze. E allora... va riconosciuto con un atto di coraggio che si tratta di una questione aperta, non una questione possibile chiudere. Cioè, noi siamo abituati proprio per matrice intellettuale, discorso prima della modernità, no? Cioè, a vedere il mondo a due colori, cioè a pensare che c'è il giusto e che c'è lo sbagliato, e che c'è il bianco e il nero, no? E che appunto che Roma è una capitale d'Italia, è o giusto o sbagliato. Mentre i casi della vita, perché la vita è sempre più debitrice ad una struttura, a un'infrastruttura, ecco, possiamo dire un'infrastruttura tecnologica e mentale, che è propria della logica di rete, i casi della vita ci portano ad affrontare continuamente dei problemi che non possono trovare una soluzione tipo dicotomica, cioè dire è giusto così e sbagliato cos'ha. Cioè pubblico e privato, ogni volta che tu pensi di risolverlo in una dimensione, crei problema su quell'altro. Sono strettamente collegati tra di loro, li devi tenere assieme, non puoi la rete proprio ti costringe a tenerli assieme. No? Cioè perché togliendo la tua presenza da Google, tu stai togliendo un pezzo di realtà. Cioè, è come se tu dicessi, è come se Napoleone dicesse io non voglio che si sappia che io ho fatto queste cose qua. E quindi io non esisto. Napoleone dice io non esisto e basta. Allora, dato che tu sei Napoleone, perché nel momento stesso in cui hai lasciato una traccia che poi sia di Napoleone sia la tua, esattamente la stessa cosa, no? Il fatto di concederti la possibilità di togliere i tuoi dati, delegando ad un ente privato l'accettazione o non accettazione, la scelta di accettare o non accettare la tua richiesta, è una questione abbastanza, no? Abbastanza delicata. Ecco. Per cui devi uscire dalla logica del è un diritto del privato. No? Google è stata costretta perché veramente sono nate delle questioni troppo grosse. Però l'articolo a cui facevo riferimento prima, che è uscito ieri, no, appena accennato, che mi sembra uscito ieri sul Guardian a Londra, che ho letto subito, infatti stando fuori ho chiesto a un mio
a un mio collega di sventura di fare un post e adesso ve lo faccio vedere. Beh, questo, allora così tanto vi faccio vedere anche il mio blog, il mio del mio gruppo, insomma. Messo a punto il prosecco. LTA online, LTA sta per Laboratorio Tecnologie Audiovisive, lo scrivo maiuscolo semplicemente perché altrimenti viene letto come ITA, no, di solito, perché la L, la I, maiuscolo, dato che, allora, ma non è necessario scriverlo per maiuscolo, infatti vedete che subito è diventato minuscolo, ltaonlinewordpress.com, e è un blog che è di questo laboratorio di cui sono responsabile, siamo 4-5 fanatici, che, cioè, fanatici un po' schizzati, ecco, più che fanatici, cioè gente che sta... che non appartiene, ecco, alle logiche universitarie, ci occupiamo appunto di culture e tecnologia, quindi tutte le forme di tecnologia della comunicazione, insomma. In particolare con attenzione oggi alle logiche di rete. Ecco. E quindi con un riferimento poi prevalentemente al mondo della scuola, perché in questo momento è impegnato a dire no al digitale e noi siamo impegnati a cercare di disorientarli. E Mario ha scritto questa nota riprendendo da questo articolo di un italiano che vive. Oddio. Ecco qua. Ecco, Floridi, Luciano Floridi, che è docente di filosofia etica e informazione a Oxford, è unico italiano nel comitato di 7 esperti costruito da Google in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativamente al diritto di chiedere la cancellazione delle proprie tracce, no? Di porre a Google la questione e il diritto di Google di accettare o non accettare. Ecco, questo signore, che è autore, anche è un italiano che vive da anni, però e che è anche autore di un saggio molto molto interessante sulla creatività nel mondo del lavoro, saggio che è stato tradotto anche in italiano, mi sembra, da Mondadori. In questo articolo del 4 di giugno, quindi ti dice attenzione ragazzi, cioè un po', io prima l'ho anticipato, cioè attenzione, cioè non pensiate che queste cose sono risolvibili con l'accetta. Siamo abituati al mondo bianco e nero, non può più essere, no? Perché questa situazione, risolverla nella direzione che è stata, crea un sacco di problemi. Cioè il riconoscimento del diritto del privato però ti crea un sacco di problemi nel pubblico, perché le cose sono strettamente collegate. Quindi la sua proposta dice un attimo in sospensione, pensiamoci un attimo. Cioè, tra l'altro, noi non abbiamo una normativa che è adeguata a questo mondo. Quindi andiamo incontro a dei guai se troppo facilmente facciamo prevalere una dimensione rispetto del privato rispetto al pubblico, nei confronti del pubblico. No? Questo è proprio significativo, questo fatto. Cioè, hai visto? Ti sembra ottenuto una grande cosa, no? Ma è anche poi oltretutto pericolosissimo, cioè un'etica che viene dagli Stati Uniti a cui si contrappone un'etica europea. No? Allora vuol dire che c'è una via europea all'essere in rete? Ragazzi, è dura, eh? Cioè, nel senso che andiamo veramente a una situazione di... Cioè, sembra che siamo in una posizione di forza, invece siamo in debolezza. Cioè, notate bene che questo è un italiano che vive in Inghilterra e sta dicendo agli inglesi, ragazzi, siete sicuri che abbiamo ottenuto un grande risultato?
o piuttosto invece questa non è l'occasione per rendersi conto che stiamo trasformando il mondo e che abbiamo degli schemi, delle norme che sono ancora troppo arretrate rispetto ai processi di trasformazione. Non è che con questo ti dice vabbè, tutto risolto, no, ti dice tutto da ripensare. Almeno come approccio metodologico penso che sia interessante, ecco, cioè è tutto da pensare. Quindi un attimo che siano state ottenute determinate cose, vabbè, è un dato di fatto, va bene? Però non è quella la via. Non sappiamo dove ci porta quella via lì. Quindi cerchiamo di sospendere il giudizio almeno per un po' e di darci un apparato concettuale che sia adeguato a questa realtà che stiamo già vivendo. Cioè se accetti, perché va accettata l'idea, no, che la mappa è una certificazione di realtà, no, e di fatto è la realtà, no? Perché così era prima, no? Cioè nel senso che si decideva in base alla mappa che fino a lì arrivava l'Italia, dopo cominciava l'Austria. D'accordo? Il fatto che all'approccio bidimensionale della tavola si sostituisce un approccio tridimensionale, quindi social, no, della rete, non vuol dire che però le cose siano cambiate dal punto di vista ontologico, non sono cambiate, cioè è di nuovo una certificazione di realtà. No? Allora, se tu deleghi a X la possibilità di togliere elementi di quella certificazione, tu praticamente stai dicendo che stai delegando a X la possibilità di togliere certi elementi di realtà. Quindi io da questo punto di vista, sapendo poi che è un casino, però sono più della direzione dell'etica statunitense che ti dice di non introdurre limiti. No, neanche, non ci sono state limitazioni neanche dopo l'attacco alle torri. No, nessuno è arrivato a porre la questione del ridurre le dimensioni pubbliche della rete, no, per ragioni di sicurezza. Perché è sempre stato fatto il discorso comunque che la rete è un elemento di trasparenza. No? E invece da noi c'è un po' più l'idea del rispetto del diritto del privato, no, di poter sottrarre all'occhio dell'altro determinate prerogative. Ognuno è libero di pensarla come vuole, però non è facile trovare una via sicura, ecco. D'altronde ci è capitato di vivere un passaggio e quindi, come in tutti i passaggi, abbiamo fatto la rivoluzione, perché questa è una rivoluzione certamente, però non abbiamo ancora una normativa, non abbiamo ancora regolamentato la società prodotto di questa rivoluzione e quindi sono dei conflitti che stanno nascendo. E bisogna prenderne atto, che poi i conflitti sono anche un fatto positivo, perché in questo caso mi sembra molto positivo che si dica guarda, è nato un conflitto, si è pensato di fare una composizione di questo conflitto in quella forma lì, la composizione produrrà un sacco di altri problemi, viviamo questo conflitto. Cioè questo è il momento in cui devi riconoscere che sei inadeguato, cioè non hai ancora strumenti che ti diano in grado di regolamentare una cosa che stai però già vivendo. È un passaggio, insomma, un passaggio di epoca, insomma, che va
riconosciuto come tale, no? Ecco, spingere, guardate quello in neretto che vedete in fondo alla pagina, almeno per come visualizzata in questo momento, spingere il dibattito sugli estremi della questione, pubblico e privato, rispetto al pubblico e rispetto al privato, conduce verso una scarsa comprensione del problema. Qui bisogna invece andare un pochettino a monte, no? Ci sono in gioco diversi valori, diritti, diverse visioni, in sostanza diverse filosofie, e in questa fase non sappiamo come armonizzarle. Qui Mario, cioè Mario Pireddu, fa riferimento ad un altro autore, non più a Floridi, ma un autore americano che tra l'altro è stato in Italia proprio la settimana scorsa, si chiama David Weinberger, che ha scritto, oltre che vari volumi, l'ultimo, che è questo che trovate citato qui, si chiama La stanza intelligente, ed è uscito da... Oddio, come che non si vede? Ecco, vediamo la connessione. È questo codice edizioni. Ecco, disgraziatamente non esiste in versione digitale perché... sono entrate anche in conflitto con Codice, perché loro non cioè, se lo volete in edizione digitale c'è in inglese, ma in italiano non c'è, editore italiano non è poco propenso a fare versioni digitali anche dei testi in traduzione, molto probabilmente perché, e di nuovo un problema che riguarda la questione di prima, perché la pattuizione dei diritti cambia per la versione cartacea e la versione digitale. Quindi è molto probabile che il signor Weinberger negli Stati Uniti abbia un doppio contratto, uno che riguarda la versione digitale e l'altro che riguarda la versione cartacea. E probabilmente la versione digitale è più generoso, il contratto per il diritto d'autore, perché è chiaro che non ci sono costi di carta, di allestimento, di impaginazione, appunto, di distribuzione, di vendita. Invece l'editore italiano non vuole fare distinzioni, quindi ti fa il contratto in cui ti dice vabbè, lo stesso trattamento, e allora giustamente l'autore dice col cavolo che io accetto una cosa, fammi la versione cartacea e basta. No? E vabbè, comunque questo è un altro tema che fa parte sempre del rapporto, diciamo, della arretratezza pubblico-privato, roba così. Per cui tra l'altro è interessante, perché è uno dei settori in cui mi sto occupando io adesso, per effetto anche di questa situazione sta diventando interessante l'esperienza che l'Italia sta facendo che in Italia si sta facendo su di self-publishing. Cioè c'è un'iniziativa, che non so se voi conoscete, quella di Narcissus Me, dove tra l'altro potreste pensare eventualmente di nel caso che il progetto vada avanti, potrebbe essere documentato attraverso un ebook di self-publishing. Dove, cioè cos'è che è interessante in questo momento? Che self-publishing, ecco, nel caso con Narcissus Me ha un catalogo superiore a Mondadori in questo momento, come quantità di titoli, no? Però self-publishing cosa fa? Cioè Narcissus che cosa fa? Distribuisce, semplicemente distribuisce. Tu, autore, ti iscrivi, hai scritto il tuo testo, lo pubblichi attraverso una procedura di allestimento che puoi curare te, oppure puoi chiedere al servizio che la faccia ad un prezzo assolutamente accettabile, non mi ricordo se 60, 70 centesimi o 40 centesimi, non so, un prezzo accettabile, per cui insomma, con 40, 30, 40 euro te la cavi, ecco, che loro fanno l'allestimento in EPUB, no? Dopodiché paghi quei 2 euro, forse anche di meno, insomma, semplicemente il DSDN, cioè
il marchio, la classifica, insomma, la classificazione, il codice, questo qua, no? Il codice è quello che trovate lì, SDN. Dopodiché, però, nel momento in cui tu hai stipulato questo contratto con questa agenzia di distribuzione, automaticamente nel giro di 24 ore questo testo è distribuito in tutte le librerie digitali nazionali e internazionali. Cioè lo puoi comprare anche a New York, non facendo riferimento a, che ne so, lo puoi trovare in Amazon americano, cioè da tutte le parti lo trovi. Ed è una cosa abbastanza, insomma, interessante ed importante. Ti dà il 60%, mi sembra 70%, una roba così. Tu stabilisci il prezzo di vendita, lui si tiene il 30, mi sembra, per la distribuzione, e tu prendi il 70%. Hai documentazione giornaliera delle vendite. E ogni trimestre, se hai raggiunto un determinato livello, ricevi, no, ciò che dei tuoi diritti. È interessante questo perché tu, facendo self-editor, sei anche A, responsabile, perché hai sottoscritto un accordo in base al quale tu sei responsabile come autore, come editore, di quello che è pubblicato. Quindi il distributore non c'entra assolutamente, anche questa è una cosa molto chiara. Cioè il distributore non c'entra, cioè tu hai sottoscritto che quell'opera è un'opera originale che tu hai scritto, come autore e come editore. Per cui se poi risulta che è copiata, la cosa riguarda te, non riguarda invece il distributore, il quale distribuisce e basta, qualunque cosa sia, perché c'ha la liberatoria. No? E l'altra cosa interessante è che in quanto editore sei tu che te lo promuovi. No? Quindi lo promuovi come farebbe un editore, con i social, con il giro degli amici, con tutti gli strumenti che pensi che sia utile adottare. No? Ecco, vabbè, insomma, questo sempre per dire come ci sono molti luoghi dentro i quali il rapporto pubblico e privato comincia a essere sviluppato in direzioni diverse a quelle a cui siamo abituati. Mi auguro che non sembri troppo diverso dal discorso che ho fatto fin qui, perché di fatto l'editore italiano oggi ti dice: no, ma lui, tu devi venire da me perché io garantisco la selezione. Ma non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, perché io vedo i miei colleghi pagano per poter avere pubblicazione. Quindi se paghi ti pubblicano. Quindi non è vero che garantisce la selezione. Basta che paghi, quello tipo. Ci sono tanti editori, a volte anche con dei nomi anche abbastanza importanti, che fanno l'opera di stampatori e basta. Cioè, ma ci sono colleghi miei che pagano 2-3 mila euro, ecco, per avere dei servizi che però, insomma, oggi, diciamo, è possibile che tu devi pagare 2-3 mila euro semplicemente perché ti piace la carta, perché la carta è certificazione, mentre invece il digitale è una certificazione. Ma quando mai? Con 40-50 euro c'hai la stessa cosa. No, ma non solo, ma è la stessa cosa distribuita in tutto il mondo. No? Mentre invece così hai pagato 2-3 mila euro e c'hai una pila di libri soltanto nella libreria vicino all'università. Vabbè. Tornando al tema. Ecco, questo testo, questa è stata una parentesi, la stanza intelligente, vi assicuro vale la pena di leggerlo, anche un po' come se uno volesse, ecco, sentirsi ancora in età di studio, ecco, sarebbe un testo da studiare, perché il signor Weinberger è uno dei pochi che, avendo una formazione filosofica e avendo però un suo interlocutore, un suo pubblico destinatario, che è prevalentemente costituito da persone
di ambito aziendale, cioè americani che ormai hanno interiorizzato la rete, cioè non possono fare a meno della rete, no, ma non, come dire, non sono bisognosi di capire anche qual è il senso delle cose che fanno, e quindi lui da anni lavora a dare un inquadramento filosofico, però utile, non di filosofia astratta, non accademica, ma filosofico, tale da poter consentire a chi già opera dentro la rete che cosa, che significati anche più profondi assume ciò che lui stesso già sta già facendo. No? E il senso anche di questo, di questo titolo un po' enigmatico, La stanza intelligente, è un po' la teoria generale che fa da, da inquadramento, no, al suo lavoro, e cioè che ciò che rende intelligente la rete è proprio la rete. Cioè che l'intelligenza del gruppo non è la sommatoria delle intelligenze individuali, dei soggetti che compongono il gruppo, ma è proprio il fatto che fanno gruppo che rende intelligente la loro attività. E quindi la forza della rete è il punto di essere una stanza che è intelligente, anche se poi le intelligenze singole sommate non, diciamo, sono inferiori a, alle potenzialità intellettuali del gruppo. Tutto questo, diciamo così, con un, questa è proprio la formuletta, ecco, che spiega il titolo. E con un costante e anche intelligente, un po' aristocratico, un po' ironico, bersaglio critico, continuamente riproposto nei confronti di un autore che invece in Italia è andato moltissimo, che si chiama Carr, e che ha scritto un testo che nella versione italiana portava il titolo Perché la rete ci rende stupidi, una roba così, no? Che invece è un testo che è assolutamente sprovvisto di dignità concettuale, cioè nel senso che tutto il suo significato sta in quel titolo lì, però la dimostrazione dentro è fortemente deficitaria, anche dal punto di vista concettuale. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, questo testo credo che possa essere utile, così come Weinberg, così come il precedente testo di Weinberg, che è uscito nelle edizioni Burr, quindi edizione economica, sempre in carta, che si chiamava il Elogio del disordine. Elogio del disordine. Bene, Floridi e Weinberg hanno posizioni, come dice Mario, leggermente differenti, però il problema è quello dei vizi e dei limiti mentali, sociali, culturali di cui siamo vittime, no? Che ci impediscono di trovare un approccio che possa essere condiviso, no? E che consenta, proprio per, come dice Floridi, di conciliare queste due dimensioni. Cioè di non vederle come contrapposte. Cioè, mi viene in mente, per esempio, un sociologo, sociologo, filosofo, non saprei come dire, un pensatore francese, insomma, di una certa importanza, che si chiama Edgar Morin, che parla di unidualità, a proposito di questo fatto che bisogna tenere assieme cose che fin qui abbiamo considerato inconciliabili. No? Essere unidualità, cioè una contraddizione in termini, no? Cioè riuscire a mettere assieme e quindi conciliare privato e pubblico. Cioè, riuscire ad essere assieme maschio e femmina. No?
quindi riuscire a tenere assieme elementi che fin qui noi abbiamo visti come appartenenti a una dimensione dicotomica. Quindi superare le dicotomie, cercare di lavorare assieme in un contesto in cui tutti i legittimi interessi, diritti e valori siano rappresentati e possano trovare una convergenza ottimale. D'altronde, dice, una cosa che sembrerebbe pressoché impossibile, ma appunto l'annotazione di Floridi è: ma chi ci ha detto che avremmo trovato soltanto delle cose piacevoli e facili? No? Siamo in mezzo a cose complesse. È per questo che poi io personalmente sono fortemente polemico nei confronti di chi semplifica le cose. Cioè con tutto un certo mondo culturale, intellettuale italiano, no? Che quelli che sostengono appunto il profumo della carta, tutte queste balle qua, no? Cioè questa semplificazione produce appunto la negazione del fatto che invece siamo in presenza di questioni estremamente complesse. Insomma, anche il progetto che voi state sognando, ma è una cosa di una complessità enorme, che tocca appunto aspetti di privato, pubblico, vissuto, partecipazione, paure, ma di una complessità enorme, no? E che non potete iscrivere né nel pubblico né nel privato, no? Cioè, nel senso che una volta che il sindaco sia d'accordo e dice: oh, ma non avevo mai visto un progetto così bello, avete milioni di un milione, eccolo qua, milioni di euro, ma non è che ha risolto nulla. Oddio, se poi c'è, tanto meglio, però non risolve nulla, perché le contraddizioni ci saranno, perché è proprio il fatto stesso della contraddizione che è l'elemento, no, positivo e anche vitale. È vitale. Cioè, d'altronde questa cosa mica ce l'hanno mandata i marziani, l'abbiamo costruita noi, abbiamo cominciato a costruirla, ritorno appunto di stamattina, dall'inizio, no? Abbiamo cominciato a costruire verso la fine del Settecento, quando è cominciato a costruire le reti di trasporto delle merci e degli umani, no? Nel momento in cui ho cominciato a svilupparsi le reti di navigazione, ecco, insomma. E quindi questo è un mondo che noi siamo il frutto di questo mondo qua, quindi che queste cose adesso vengano a galla, c'è anche da stupirsi che vengano a galla così tardi, ecco. Ma vengono a galla semplicemente perché una volta che la rete è diventata anche un'infrastruttura di comunicazione, di conoscenza, e una volta che poi il mercato ha fortemente investito sulla promozione di queste cose, allora queste cose sono venute agli occhi di tutti. Quindi non chiudere gli occhi per non vederle, secondo me, è un atto di politico fortemente reazionario. Fortemente reazionario, e dato che purtroppo nel nostro paese, per una storia che tutti conosciamo, tanti preferiscono rischiare di essere reazionari pur di mantenere la purezza delle loro idee, puri e reazionari, no? Cioè quelli che dicono il profumo della carta sono puri e reazionari, no? Perché sono puri perché pensano che la loro esperienza è l'unica esistente, no? Perché hanno imparato a scuola che la conoscenza si organizza sottolineando, quindi materializzandola in quel modo lì, e per questa idea di purezza è rimasta diciamo iscritta profondamente nella loro mente, e quindi sono reazionari in quanto puri, no? Perché non sono in grado di capire che quella cosa che loro stanno sottolineando non è, come dire, un oggetto materiale. Cioè quello che stanno evidenziando è semplicemente un testo o una dimensione testuale, una porzione di testo che può essere riprodotto in mille altri modi. Si potrebbe sottolineare anche se uno lo legge, nel senso che lo leggi tu e io mentalmente, mentre ascolto, me lo sottolineo, la cosa che stai leggendo, no? Quindi, cioè, è il testo che sopravvive alle sue realizzazioni materiali. Io faccio fatica ancora a capire questa cosa. Cioè, intanto, com'è possibile che, come dire, ci sia tanta resistenza
in noio nelle istituzioni dal punto di vista normativo, scolastico, delle agenzie di formazione. Com'è possibile che ci sia ancora tanta resistenza, e però appunto in un mondo che abbiamo fatto noi, no? Cioè, non riesco a capire come mai la scuola, per esempio, non ha sentito l'impulso a, cioè tutta la scuola non ha sentito l'impulso al cambiamento mentre il mondo cambiava. E poi mi chiedo anche se il libro anche è stato una tecnologia rivoluzionaria all'epoca, perché è stato facile accettare quella tecnologia e non è allo stesso modo facile accettare questa, diversa per logica chiaramente, però anche all'epoca immagino la stampa... Ahimè, la risposta è presto detta, perché una tecnologia è tale fino al momento in cui non viene interiorizzata. Cioè al momento in cui viene interiorizzata, viene incorporata e diventa una pratica, non è più vista come una tecnologia. Cioè la forza del libro è che non è vista come una tecnologia. Ma all'epoca, cioè, sì. Quando tu vai a scuola ti danno i libri, mica pensi che quella è una macchina. Vedi semplicemente quello che devi studiare. No? Per cui quando ti dicono adesso guarda lo schermo, allora quella la vedi come una tecnologia, mentre il testo stampato non lo vedi come una tecnologia. Nel momento in cui il testo stampato è stato introdotto, altro che si è avuto delle resistenze. Le resistenze sono state fortissime, ci sono anche documentazioni di queste resistenze, e cioè qual era l'elemento che veniva contestato alla produzione industriale, cioè alla produzione, come dire, alla riproduzione, ecco, massiccia, no? Era il fatto che non c'era controllo, no? Il copista controllava quello che copiava, no? Mentre il tipografo non controlla quello che riproduce, non solo, ma se quello che riproduce è, mettiamo, scorretto, sbagliato, immorale, roba così, lo riproduce in più copie. No? Quindi la critica era appunto al processo di spersonalizzazione. Ma era la stessa critica che Platone faceva alla scrittura, cioè che si spersonalizza la memoria, no? Cioè nel senso che nel momento in cui è delegata alla scrittura il compito di mantenere la memoria, tu non sei più tenuto a tenertela per te la memoria, no? E quindi un processo di sminuizione, come si dice? Di diminuzione delle tue facoltà mentali. No, è sempre il solito problema, no? Ogni volta che c'è una nuova tecnologia si dice che questa tecnologia sminuisce le facoltà umane, però abbiamo una storia di tecnologie. Nel momento in cui questa tecnologia viene interiorizzata, la scrittura piuttosto che la stampa, no? Non è più vista come un elemento di diminuzione, ma anzi è vista come una realtà perfettamente umana, no? Anzi, cosa c'è di più umano dell'intellettuale che ha tanti libri dietro di sé? No? Poi pensateci bene, che quando studia è solo, no? Che non, con i libri non vuole che altri li tocchino, cioè è quanto di più, da un certo punto di vista, cioè non è diverso dal ragazzino che si chiude col videogioco, no? Però essendo interiorizzata con la tecnologia, essendo socialmente vista come positiva, non è più intesa come tecnologia e quindi è il valore. Arriva un'altra tecnologia, produce uno sconquasso, perché sta producendo uno sconquasso, stanno chiudendo le librerie, stanno entrando in crisi gli editori, insomma, la gente legge di più e compra di meno. È chiaro che a questo punto cos'è? La reazione è quella di dire, ah, questa è una tecnologia negativa. No, ma fra l'altro anche c'è il suo discorso che... Cioè questo è vero se lo guardiamo nell'evoluzione storica, quindi della vita, diciamo, di una società, se lo guardiamo nell'evoluzione della vita di una persona, il problema in qualche modo la questione si riproduce, c'è anche il bambino, c'è la questione di accettazione, chi è che non accetta questa cosa qua? Il puro reazionario, paradossalmente il bambino è impuro,
è rivoluzionario, nel senso che è impuro perché non ha nessuna purezza da difendere, è completamente aperto, ed è rivoluzionario perché, diciamo, è pronto a assumere qualsiasi... Solo che diventa pure reazionario quando va a scuola. Però la scuola appartiene a cioè, la scuola è l'espressione, diciamo, della purezza reazionaria di qualcun altro, non della propria. Per cui quindi, alla fine si trova in mano, non è che sta là a pensare se è tecnologia, se è prassi, cioè, è un oggetto come può essere un oggetto... una mila o una per lui non è una tecnologia, esatto, cioè lui è un modo per stare in rapporto agli altri. È interessante come dire, così come evolve la vita di una società, così evolve la vita di una persona, e poi le forme di questa evoluzione sono comparabili, sono simili. Tra l'altro, anche su tutta la cosa che diceva prima, un'altra cosa mi hanno raccontato qua vicino, forse a te l'ho raccontato perché succedeva a Mesagne. I ragazzi di Libera, insomma, loro fanno molte attività con le scuole e spesso vanno, ospitano le scolaresche che vanno a visitare i campi dove loro fanno queste coltivazioni. Certo. E allora c'era una mia amica che si occupa della comunicazione del presidio di Mesagne, che è un po' quello, diciamo, centrale in tutta la Puglia, perché corrisponde alla sede dell'associazione della Sacra Corona Unita, quindi. E allora sono tutti questi bambini che utilizzavano lo smartphone, quindi con le prime già borbottamenti delle maestre, dei docenti, fino a che, insomma, lei ha proposto di scattare delle foto a, diciamo, quello che vedevano, e in qualche modo, diciamo, commentarle, utilizzarle. E quindi, diciamo, quell'oggetto che fino a un attimo prima è diventato il simbolo della disobbedienza didattica, diciamo, invece si è trasformato in un istante dopo, cioè nello strumento didattico più potente che loro potessero in quel momento, diciamo, pensare. Infatti, per quello dicevo, se fate questa iniziativa, fatela in modo non scolastico, perché altrimenti è finita. No, però, cioè, adesso ancora di più mi è venuto in mente questa cosa qua. Cioè, è stato un attimo. E quell'oggetto, diciamo, anche probabilmente, credo che, se mi raccontava, che anche rispetto alle insegnanti, cioè, qualcosa gli è scattato in testa, nel senso che facciamo la famosa, il coltello, no? Il coltello serve, cioè, tagli il pane e ammazza le persone, no? Poi dipende come lo... e anche il coltello è una tecnologia, dipende come la usi. No, il problema non è neanche che dipende da usi, il problema è se l'hai interiorizzata o no. Il problema degli insegnanti, parlo di quelli universitari, perché sono quelli che conosco meglio, ma anche di tanti insegnanti di scuola con cui mi capita di essere in rapporto, è che non l'hanno interiorizzata, cioè non la usano per conto loro. E pensano di poterlo utilizzare, oppure pensano di non doverla utilizzare, come strumento didattico. Ma non è uno strumento didattico, è un modo di vivere. È una forma di vita che fa parte oggi della vita collettiva, anche se uno non vuole, perché in rete ci stai. No? E allora, se tu non la usi per esigenze tue, non capirai mai che cos'è la rete. Cioè, perché tutti noi abbiamo imparato la rete perché eravamo incuriositi da interessi personali. Cioè, i più diversi, anche i più biechi. Io tutte le volte dico, guardate, che io la prima chat l'ho fatta semplicemente per ragioni calcistiche, non l'avrei mai fatta, non l'ho fatta mica per ragioni di ricerca, ma chi se ne frega, cioè l'ho fatta semplicemente perché da genovano, stando a Roma, non è che mi mancasse la possibilità di avere notizie, mi mancava proprio il cazzeggio del bar, mi mancava. E quindi proprio la prima volta in cui proprio... Cioè, come quello che contatta la rete per pornografia, dico, va bene, cioè, va bene. No, è un volano, tra l'altro, guardate, ci sono degli studi anche estremamente interessanti che dimostrano come, appunto, la pornografia è stata sempre un grande volano dell'innovazione tecnologica. Ma è fumetto, ancora la fotografia, tra le prime fotografie ci sono le fotografie pornografiche. No? E il cinema, ci sono documenti proprio, il primo cinema è cinema pornografico, le cassette, la rete, cioè è un grande volano. Tra l'altro, guardate che mi sembra che sia un 60% delle soluzioni commerciali trovate
nell'ambito della rete vengono dalla pornografia, cioè il primo uso delle carte in rete è per ragioni pornografiche. Cioè, dovremmo ringraziare, ecco, nel senso che un grande elemento di sviluppo è venuto per... Allora, io non avevo quell'interesse, ma avrei potuto averlo, ecco. Insomma, comunque, se non hai una molla interna, cioè io c'avevo un interesse, se volete, altrettanto pornografico, cioè questo fatto di dover essere, di dover vivere, ecco, la dimensione comunitaria del tifo calcistico. E vabbè, a quel punto entri in una chat. Quando entri in una chat, se tu sei mosso da un interesse, ti rendi conto che cos'è una chat. Se tu invece entri in una chat perché non c'è interesse, ma perché vuoi vedere che cos'è una chat, non lo capirai mai. Cioè, ci deve essere un bisogno, un qualche cosa, cioè che tu senti fortemente di entrare in contatto con delle persone. Non potendo farlo diversamente, lo fai con una chat. Allora a quel punto lo capisci che cos'è. Devi fare un'esperienza. Ma l'esperienza deve essere mossa da una cosa che tu conosci, che ti interessa. Non una cosa che lo devi fare per dovere, perché il dirigente ti ha chiesto questa cosa o perché prendi punteggi per la carriera. No, deve essere una cosa che ti interessa. A te personalmente. E allora è così che funziona la molla commerciale, no? Mi interessa, che ne so, comprare la migliore macchina fotografica, non mi fido della rivista, perché so che comunque le riviste sono. Vado in rete, vado nel social e vediamo che cosa dicono. E quindi imparo a vedere queste cose. Insomma, cioè, quindi ecco la risposta. La risposta è che l'istituzione, ovviamente basata sul principio della purezza e della conservazione, quindi della reazione, ovviamente non ti aiuta. No? Tu non hai avuto al di fuori dell'istituzione un sostegno sociale. Tu, insegnante, l'istituzione ti ha detto ti faremo i corsi per usare il computer e quindi ti ha già inquadrato, no, in una accezione puramente strumentale, no, della tecnologia. Ma dietro non c'è stata una società che abbia investito sul fatto che tu sei un lavoratore intellettuale e in quanto lavoratore intellettuale hai diritto di accedere al servizio di rete con condizioni più vantaggiose degli altri. No? Cioè, il problema del consentire agli insegnanti di essere in rete era un problema che andava risolto non dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma doveva essere prerogativa del Consiglio dei Ministri, cioè di una visione più generale, se non addirittura statuale. Cioè, agevolazioni, in altri paesi è stato fatto, agevolazioni nei confronti degli insegnanti per l'acquisto di strumentazioni e per l'acquisto di l'accesso. No, è stato fatto niente, quasi niente. Cioè, perché se tu c'hai l'agevolazione, se tu c'hai, mettiamo internet gratis, oh, certo, comincerai a farlo perché ti si chiede per ragioni professionali, ma man mano che lo fai, poi... Non a scuola, a casa. A casa, a casa. No, io cioè, lo dico perché ricordo, cioè, poi non c'entrava internet, però... Mi pare che qualche anno fa, e questo lo dico perché cioè, ho una famiglia tutta di professori, insegnanti, e mi pare che mio fratello comprò un portatile qualche anno fa, perché c'era, vabbè, poi chiaramente come al solito stiamo parlando di prebende miserabili, cioè nel senso che c'era uno sconto del 15% se compravi il portatile da tale, che, cioè, insomma, cose di sto genere. Però così, un flash di una mezza cosa. Parallelamente, in quegli stessi anni c'erano pure i punti che prendevi dal supermercato. Sì, no, ma infatti probabilmente era più vantaggioso, cioè, era molto più fare vantaggioso i punti della benzina. Che... Il latte, la benzina che sì, non, sì, 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 che sì, non sì. Fruire di questo. Cioè, no, proprio perché sì. era il privato che ha investito su questo, il pubblico no. Pubblico no. E quindi allora adesso ci troviamo in questa situazione in cui, almeno in Italia, raramente tu senti delle voci discordanti su questo tema, no? Cioè, quando leggi il giornale vedi che quasi sempre, se uno parla dal punto di vista dell'intellettuale, l'intellettuale, il suo discorso ricorrente è quello dei pericoli della rete,
la confusione, lo smarrimento, la perdita di senso. No, ma fra l'altro, se posso aggiungere una cosa, ma al di fuori della, degli aspetti legati puramente alla didattica, alla pedagogia, cioè se da un lato ci sono coloro che parlano anche giustamente del fatto che in un paese come l'Italia l'unica strada dello sviluppo è quella legata alla cosiddetta economia della creatività e che a sua volta l'economia della creatività è intimamente legata alla diffusione e allo sviluppo della rete, quindi via tutta, diciamo, via l'industria pesante, via tutta una serie di robe. Certo. Allora, se poi, cioè, alla fine, con un paio di passaggi, arriviamo a capire in maniera anche abbastanza chiara che la proporzione è diretta fra capacità di nuova imprenditoria giovanile o comunque in generale legata all'economia della creatività e diffusione della rete, e poi dall'altra però la narrazione che gli opinion leader, gli intellettuali fanno, è quella della rete come oggetto, diciamo, da starci attenti, cioè ancora una volta è un paese con delle contraddizioni insanabili, cioè, anche a questo livello profondissime. Infatti perché noi pensiamo che la scuola che avete fatto, la scuola che stiamo facendo adesso è coerente con questo tipo di progetto? Assolutamente no. Cioè, perché se io voglio preparare della gente a investire, no, su questo territorio che ha determinate caratteristiche, no? Questo territorio nazionale, no? Mm-hmm. Che ha determinate caratteristiche perché ha una determinata storia. La sua storia è proiettata sul futuro come grande investimento anche economico, no? È una storia che non corrisponde assolutamente all'equilibrio di conoscenze prodotte dalla scuola e dall'università. No, ma tra l'altro mi viene di pensare, anche mi ricordo, una decina di anni fa c'era qualcuno che uscì con la storia delle 3I, inglese, sì, impresa, sì, internet, e gli ridemmo dietro, forse c'ero pure io, eravamo anche da quelli, insomma gli ridemmo dietro, e però poi, proprio perché gli ridemmo dietro, quella cosa si arenò lì, adesso non ne abbiamo più parlato, no, se già era urgente 10 anni fa, cioè possiamo immaginare quanto può essere urgente adesso, però l'abbiamo derubricata all'epoca, cioè chi si è visto si è visto. Cioè che scusate, pensate anche soltanto, questo territorio qua, no? Il territorio dove stiamo, cioè, che conosco abbastanza bene, visto che sono stato qualche anno anche, c'ha delle tradizioni fortissime sul piano musicale, fortissime sul piano dell'agricoltura, culinaria, insomma tutto ciò che riguarda l'alimentazione. Comincia ad averle adesso forti sul piano del turismo, no? Che fa da catalizzatore a questo punto. E ha delle belle tradizioni, fortissime tradizioni anche sul campo, chiamiamolo campo visivo, perché l'urbanistica e l'architettura, come dire, sono arti del visivo, no? Quindi territorio, alimentazione, musica. Ti danno una rappresentazione del sapere, no? Un equilibrio, insomma, vogliamo chiamare scienze umane, non corrisponde assolutamente però alle scienze dell'uomo che vengono prodotte a scuola, dove invece c'è la centralità della scrittura, la centralità del letterario. Ma chi ha detto che il letterario sia superiore a tutto il resto? Perché certe cose a scuola sono imposte, considerate come centrali, e altre invece sono marginali? Perché la musica deve essere inferiore al letterario? Chi l'ha detto? Può esserci una ragione anche, se volete, molto materialistica. Ah, dimenticavo il teatro. Scusate, pure il teatro, c'è una grande tradizione qui, no? Ecco, tutte cose che non stanno dentro la scuola. Sì, sì, ma sono tutte cose che non stanno dentro la scuola. No? Sì, no, ma non in termini di professione, no? Di modello professionale, ma in termini di mentalità, no? Cioè, per cui consideri la musica come una cosa che appartiene ad un luogo più marginale e invece centrale invece la scrittura letteraria, no? Va bene, ma questo fa parte di un ordinamento che appartiene all'inizio dell'Ottocento, quando effettivamente l'unico mezzo di riproduzione del sapere era la stampa, e quindi è chiaro che la musica era una posizione marginale, perché con la stampa tu riproduci l'intelaiatura della musica, ma non la musica. No? Cioè, con la stampa non puoi mica far suonare uno strumento. Nell'Ottocento, se fosse di CD,
Nel seno 800 ci fosse... No, infatti quello che dico è proprio il contrario. Pensiamo a un 800 in cui c'era la radio e non c'era invece la stampa. Oggi sarebbe, oggi che ne so, Tito Schipa sarebbe il avrebbe il ruolo del che ne so, che oggi ha Manzoni, no? Semplicemente c'è un condizionamento a materia. Allora, questo serve semplicemente a capire che comunque da molto tempo noi abbiamo degli strumenti di riproduzione sonora e visiva, no? Allora si tratta di far crescere la consapevolezza del fatto che questa riproduzione, questa nuova tecnologia, la riproduzione sonora e la riproduzione visiva, cioè che ormai ha più di un secolo di vita, ricompatta l'ordinamento del sapere e che ci consente anche di capire quali sono le nostre tradizioni, diciamo, più forti, ma anche più economicamente vantaggiose. No, perché ieri sera parlavo a Martina, ma insomma, probabilmente agli abitanti di Martina non gliene fotte nulla che c'hanno questo come si chiama, festival. Però la Festival del Libro è conosciuta in tutto il mondo e con una politica più intelligente, anche utilizzando la rete, secondo me ha delle potenzialità enormi, no? Anche dal punto di vista proprio strettamente economico, non può vivere soltanto di miserie, di regalie, deve poter fare il salto di qualità e secondo me stanno cominciando a pensarlo. È chiaro che questo però ti trasforma inevitabilmente il ruolo del territorio, perché devi per esempio accettare in quel caso che questa cosa è nata lì per una ragione di colonizzazione, non perché non c'è nessun rapporto tra la... Cioè è nato come un festival lirico popolare ed è diventato una cosa di elite. Perché? Perché a un certo momento sono arrivati gli emigranti che sono ritornati a casa e con la cultura del nord hanno detto no, d'ora in poi diventa una cosa di elite. Nel momento in cui è diventata una cosa di elite è chiaro che ha perso contatto con non credo che gli abitanti di Martina aspettino tutto l'anno di poter ascoltare un'opera del Settecento, di cui proprio non si capisce un cavolo. Però quell'opera del Settecento, cavolo, ti gira tutto il mondo e ti consente con una buona politica di marketing di far venire tutto il mondo lì. E infatti da un po' di tempo la gente va a Martina, e mica perché ma proprio per questo, perché allora il vero problema, io credo, dell'Italia è riuscire a fare questo tipo di politica, cioè puntare sul turismo di elite. Cioè d'elite vuol dire turismo intellettualmente in grado di capire il senso di quello che sta facendo. Mi diceva proprio ieri sera un preside cultore storico dell'arte, dice: io sono contento, ma io vedo che cominciano a venire tanti stranieri che si muovono col tablet e che sanno che cosa devono andare a vedere e che vedono delle cose importanti. Dice: è la prima volta che io vedo la gente che vede le cose giuste. E quindi quello è il turismo che è in grado di apprezzare le cose, che è in grado di venire in luoghi come questi, che è in grado di apprezzare quello che gli si dà da mangiare. Purtroppo invece qua abbiamo ancora un atteggiamento, per una serie di ragioni anche storiche e politiche, in cui si punta a un turismo di massa. Il paese non è attrezzato per un turismo di massa. Lo vediamo a Roma. Roma è un disastro. Roma già si è distrutta per conto suo, ma col turismo poi ha completamente... è diventato un letamaio, cioè nel senso, ma letamaio non soltanto in senso fisico, anche proprio in senso culturale, cioè proprio non ha perso completamente ogni dimensione di piacevolezza, no? Mentre invece, così come Firenze, così come Venezia, no? Cioè, mentre invece noi avremmo un territorio interessantissimo, no? Proprio per un turismo che se lo merita, ecco, un turismo in grado di capire, cioè pensate per esempio all'alimentazione. Gente che possa venire qui ed apprezzare che cosa si mangia e come si mangia, è gente che comunque deve essere preparata. No? E non gli puoi dare la pizza surgelata. A Roma a tutti gli si dà la pizza surgelata.
e tutti sono lì contenti a mangiarsi la pizza surgelata. Quella gente non la dobbiamo far venire. Io sono proprio in questo, sono proprio assolutamente, cioè, durissimo con questo. Cioè, non bisogna, perché tra l'altro questi sporcano e basta. Portano un guadagno minimo e soprattutto impoveriscono. Ci impoveriscono, impoveriscono il territorio, insomma. Insomma, ecco, però voi, come dire, fortunatamente siete un terreno che è ancora abbastanza vergine, cioè che sta adesso muovendo, quindi ci sono, c'è lo spazio per mirare su questo tipo di turismo. E mi sembra che comunque sta già avvenendo, no? Cioè il turismo che vedo qui è un turismo selezionato. No? E quindi io, secondo me, il controllo che bisogna fare, perché poi c'è sempre un problema di controllo sociale, è di impedire che degeneri. No? E quindi ecco lì dove funziona il social. Cioè, se c'è quello che comincia a speculare, se c'è quello che comincia a dare la pizza surgelata, va detto. E solo voi lo potete dire, non per, no? Cioè, riuscire però a costituire anche dei circuiti, questo è anche un problema sempre delle mappature, no? Dei circuiti che abbiano senso. Anche circuiti di esplorazione alimentare, visto che comincia a esserci questo turismo più elitario. Penso soprattutto nei mesi, ovviamente no, agosto ormai è perso, no? Perché poi lì c'è stata tutta l'altra operazione, che io non è che amo molto, ma insomma quella della, no, come si chiama, della notte atlanta, no, vabbè, soffriamo tutti, vabbè, lo so, però quello forse faceva parte di un, cioè, comunque ormai è fatta e non c'è, vabbè, cioè escludendo quel mese lì, però ce ne sono 11 di mesi che possono essere utilizzati intelligentemente, no? Dopodiché poi uno sa che quel mese lì è come Roma tutto l'anno, no? cioè pullman e sporcizia e basta. E soldi pochi anche, perché non so quanto, ma guadagnano? Beh, sì. Beh, parlare con chi investe nel turismo guadagna solo per 20 giorni. È però quel turismo lì, però è un turismo di massa. E perché devi guadagnare un solo mese, tra l'altro squalificando il territorio con operazioni che sono anche proprio da... Facciamo pausa, sì. Ok.